Siamo alla fine del XX secolo. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. C'è il delirio già. Neanche il tempo di iniziare, capito? Questo giusto per far capire. Che persone. Con chi siamo oggi? Che combiniamo? Che mi dite di bello? Allora. Gente, voi che scrivete le robe in chat, che ci avete le domandine da dire a... non lo so, però fatelo, a prescindere, così, per amicizia. Diciamo che abbiamo partito col botto. Diciamo... Mamma, il botto già ce l'abbiamo, per fatti nostri. Allora, guarda. Prima di tutto vorrei ricordare una cosa a tutti quelli che ci seguono, che secondo me è la cosa più importante del mondo. Ragazzi, oggi è venerdì, quindi anche per oggi la settimana già siamo portata a casa e quindi va tutto bene. Quindi, guarda. Una meraviglia. Allora, abbiamo la cosa migliore, compagnia guarda. Nuovamente di Giuliano Di Benedetto, Luciano Costarelli e io, Ivan Passamani. Bonsoir. Questa sera parliamo delle nuove vie del fumetto e qui a questo punto vorrei chiedere magari sia a Luciano che al nostro Giuliano un paio di cosette. Allora, le nuove vie del fumetto, ma secondo voi nel discorso le nuove vie del fumetto, com'è che possiamo interpretare questa cosa? Cioè, nuove vie nel senso di social media, internet, social, oppure invece anche però nuovi metodi narrativi, nuove storie, nuovo modo di creare le idee? Cioè, voi esattamente come vedete questa cosa? Posso? Vai, Luciano. Vai, Lucianone. Perché, vabbè, allora, nuove vie del fumetto, avevamo pensato un po' cosa parlare in questa nuova puntata. E credo che sia un argomento interessante. Io prima ho fatto un po' lo spiritoso, ho messo una città devastata di Hokuto no Ken con un cartello che diceva le nuove vie del fumetto, no? Come dire, è tutto distrutto, è tutto a pezzi e bisogna trovare qualcosa di nuovo. Adesso questa può sembrare una visione un po' catastrofica, no? Perché la Madonna, cioè non è che c'è stata un'ecatombe di fumetti. Però non bisogna neanche sottovalutare la situazione. Cioè, nei prossimi mesi sicuramente la gente avrà meno soldi a disposizione, esatto. Sicuramente taglierà più sull'entertainment piuttosto che sui bisogni primari, e se non viene intercettata da un qualcosa che la interessa e dice vabbè, già faccio tanti sacrifici, però mi leggo questa cosa che mi tira su, mi tiene su, no? Mi dà questi 20 minuti di felicità, esatto. Mi porta in un mondo diverso. E quindi secondo me nuove vie vuol dire intanto quando tutto viene distrutto c'è comunque la possibilità di costruire qualcosa di nuovo. Quindi secondo me nuove vie è non rimanere ancorati sui metodi del passato, sia dal punto di vista insomma di quello che si pubblica, di come lo si pubblica, ma anche proprio come concezione stessa del fumetto. Per esempio io negli ultimi anni ho visto un crescente una crescente tendenza al pessimismo nel fumetto, ovvero le storie sono sempre un po' pesanti, no? Allora l'eroe tormentato, la sfiga, queste cose qua, no? Se io penso ai fumetti della mia infanzia, c'era Spider-Man che aveva una vita di merda perché viveva con la zia, no? Genitori scomparsi. Flash Thompson che era il maschio alfa che lo bullizzava, lui era nerd quando non lo era nessuno, quindi se ne stava da solo nel laboratorio, chiamato un po' da biblioteca e via dicendo, è fortissimo, cioè potrebbe diventare il leader del liceo, ma c'è questa cosa di zio Ben che è morto, quindi la responsabilità e tutto il resto, quindi lui aveva una vita di merda perché con l'uomo ragno si prendeva un sacco di mazzate, poi i giornali parlavano male di lui, non riusciva a portare a casa un soldo, via dicendo. Ma quando era lì, ma quando era lì con Doc Ock oppure gli altri, li pigliava per il culo. Perché lui con questa maschera e parlava, dice, li pigliava per il culo, tirava fuori un senso dell'umorismo che con Peter Parker era un po' soffocato.
Allora, io quando leggevo queste robe qua, da una parte stavo male per lui, perché dicevo, ma poveretto, cioè, poi una volta che trova una fidanzata veramente carina, ci sta assieme, una cosa bellissima, arriva Goblin, l'ammazza, cioè, e ne succedevano veramente di tutte. Ma lui, quando, quando lo leggevi che combatteva, che era figo, no? Cioè, fortissimo, si arrampica sui muri, così. Sai cosa? È perché era proprio... sempre brillante, sì. No? Ti divertiva. Perché comunque Spider-Man era proprio l'eroe medio, cioè la persona media che a un certo punto esce dal suo guscio e dice, va bene, io sono uno sfigato, però perlomeno mi metto in gioco, ci provo, affronto la difficoltà, cacchio. E non era il superpotere di Spider-Man che faceva la differenza. La differenza, cioè, fra lui e questi super nemici, la faceva la testa. Lui ragionava, lui c'aveva le idee e trovava la soluzione al momento giusto, cacchio. Perché sinceramente Spider-Man contro Octopus, contro il Dottor Doom, ma sinceramente che speranze aveva, cacchio? Minchia, il Dottor Doom, guarda che tosto, cioè, gli tira un cartone, c'ha cioè, l'armatura, ti fai male te, no? E invece... quell'altro con la calza maglia, cacchio, cioè, sì, c'è cioè, cucita a casa, no? Tema, come, sì, aveva dei poteri, dei poteri un po' sfigatelli lui, parte che si appiccica e che spara le ragnatele, non è che sia sto granché di potere, ma li sa usare nel modo giusto, sì, è forte, atletico e agile. Usa tutto ciò che gli serve per affrontare i problemi. E quindi, vedi, e lui era comunque ti parlava di queste cose, no? Ti parlava della vita, dei problemi, però lo faceva con un modo brillante, no? Quello che ho visto poi, a partire dagli anni 90 in poi, metà anni 90 in poi, è che è sempre stato questo pessimismo cupo. C'è chi dice che viene, dall'Argentina, dalla fantascienza argentina, mi sembra... Sauro Pennacchioli ha questa idea che il tipo di fumetto è stato portato da... Io non lo so se questo è vero, sicuramente c'è questa componente. Però, per esempio, io un periodo molto brutto della mia vita, no, in cui ero pendolare, perché andavo da Milano a Torino, e quindi molti anni fa, cos'era, 2010, così, no? E c'era la crisi... Era la crisi, io guadagnavo bene, però non sapevo poi come sarebbe funzionata. Sono arrivate delle persone nell'azienda che facevano fuori tutto, no? E la prima cosa che hanno fatto è hanno tagliato le sedie, una sede fighissima in centro, via. E quindi andavo, facevo il pendolare, mi alzavo la mattina molto presto, prendevo il treno, andavo a Torino a lavorare, tornavo la sera, no? Periodo molto brutto, anche per altre vicende. E compravo Dylan Dog, me lo leggevo sul treno e mi stavo ancora peggio, no? Perché non era più un momento di evasione, di divertimento. Io Dylan Dog ce l'ho dal numero uno, continuo a prenderlo dal numero uno, è uno dei miei fumetti preferiti in assoluto. Però, così come altri comics, avevo questo senso di oppressione, diciamo. Mentre quindi già stavo male io, boom. E quindi compravo, poi magari non lo leggevo mesi dopo. E capisco anche una persona in difficoltà, come possono essere la maggior parte degli italiani adesso, che prende un fumetto e anziché avere un momento di evasione, di gioia, di divertimento, dove ti fa anche pensare, come faceva pensare Spider-Man, si trova un'altra mappazza addosso. Adesso... Ultimamente le cose sono un po' cambiate, però per Dylan Dog, no? Cioè, ci sono altre cose che ti distraggono, vedi questa cosa della barba, chi è veramente una cosa parallela, per cui si è un po' spostato da quel settore. Però generalmente, cioè, non vedo, non so, l'umorismo, no? Cioè, Toninelli è l'unico che ha buttato fuori una rivista comica, faccio presente, e quelli che vendono di più sono Sio e Zero Calcare, che sono comici. Tutto il fumetto continua su questa falsa riga. Però allora vi chiedo, ragazzi, una delle possibili nuove vie del fumetto è appunto tornare a quella giusta ironia che sdrammatizzava le situazioni? Perché sinceramente, come ha detto Luciano, sembra quasi che si voglia ritornare troppo al drammatico, sembra quasi che dici una storia italiana è una storia italiana solo se è drammatica, solo se muoiono tutti, solo se c'è il finale dove tutti piangono, mentre invece secondo me, come
spera negli anni 80, negli anni 90, magari aggiungere quel pizzico di ironia che cambia la situazione. Può essere una via, magari, riprendere quel filone dei buoni fumetti degli anni 80, dove c'erano queste riflessioni, ma anche più ironiche, più leggere? Voi che dite? Ma bisogna vedere anche, il modo in cui lo si fa la cosa. In questi anni c'è stato sicuramente il boom delle storie intimiste, fatti da trentenni per trentenni, se non da gente, per gente più grande. Classico, magari, disegno stilizzato con sfondo monocromatico alle spalle, dove ci si lamentava della vita e magari si tiravano fuori argomenti veramente spiccioli. E quello veniva preso anche come una sottospecie di evasione, fra virgolette, fra molte virgolette, chiamando già il fumetto graphic novel, elevandolo a qualche cosa che dovrebbe essere diverso dal fumetto, ma non lo è. E abbiamo visto anche un pochettino i risultati, una scia di fumetti praticamente quasi tutti uguali nelle tematiche, che in realtà hanno poco da dire, che dopo un po' stancano. Hanno attirato un pubblico che magari era distante dal fumetto più commercializzato fino a quegli anni, però fino a un certo punto. Infatti, quanto tempo è durata questa cosa? 5-6 anni più o meno? 5-6 anni più o meno è durata questa cosa qua, tra virgolette. Se si vuole ritornare a un fumetto più dove sì, è più tranquillo, c'ha delle tematiche anche interessanti, anche affrontate in modo profondo, ma nel contempo divertente, lì bisogna proprio inventare un modo nuovo di parlare che è più vicino a quello che è la realtà delle persone in generale, non dico quella dei giovani, perché già quando si vuole puntare i giovani già te li sei levati davanti, perché tu non puoi... sono già vecchi. Già quando pensi, dobbiamo fare questa roba qui per i giovani, già te li sei giocati, perché vuoi cercare di prendere le cose del momento e non vuoi andare al cuore di quello che può essere un certo tipo di vissuto rielaborato in una chiave più ironica, che poi in fin dei conti è quello che fa Zero Calcare, prendendo quel tipo di persone che sono nella sua cerchia di amicizie, nella sua cerchia di conoscenze, dove ci è cresciuto, dove ci ha veramente vissuto e sa il modo in cui attirarle. Non è che l'ha fatto per i giovani o l'ha fatto per loro, è una conseguenza diretta. Quindi secondo me quello che bisognerebbe incominciare a fare è fare una sperimentazione netta, proprio dando veramente molta più libertà, perché bisogna sperimentare per trovare qualche cosa di nuovo, un modo nuovo di dialogare con chiunque, senza puntare necessariamente ad una categoria che non partecipa nel mondo del fumetto comprando albi o comprando le graphic novel. Questo secondo me. Leggiamo qualche domanda dalla chat, che poi i ragazzi già stanno scrivendo che è una bellezza. Allora, vabbè, a parte tutti i vari saluti che ci sono, aspetta un attimo che prendo il cellulare, se mi vedete che guardo il sotto è perché non sto lì a fare il rosario, ma perché guardo i messaggi. Anna Rita Rimini, la salutiamo, buonasera. Ciao Anna. Gianluca Bellezza ormai anche lui è fisso da noi, grande Andrea Manfredini, ciao Belli, Milo Ware, ciao Ivan Passamani, buon lavoro a tutti, di nuovo Davide Dallart Pedis, salve a tutti. Parlando di Spider-Man, dice da invisibile a sbruffone che piace a tutti. Sempre Andrea Manfredini dice l'uomo ragno è Peter Parker, non quello in calzamaglia che volteggia su una ragnatela. Ogni volta che hanno cambiato questa formula, poi le cose sono andate in vacca. Poi c'è Angelo D'Acquisto che ci saluta di nuovo Ivan. Ciao Andrea. Andrea scrive tantissimo. Andrea, mi piace, fa piacere anche a noi. Vai Andrea, scrivi sempre, di continuo. Mi dispiace che non ci sono le domande direttamente su StreamYard. Andrea fa dei buoni interventi, eh? Ogni tanto secondo me sarebbe bello approfondire. Hai visto, ci sappiamo ringraziare i nostri followers. Guarda che... depresso da Covid-19, prendi Monster Punk 1890, prima stagione, passa tutto. Sarebbe un fumetto, sarebbe una serie, un suo lavoro, però non lo so. Sì. Proprio leggere, proprio negli anni 80, non mi sembra. Dan Miller, tutto il ciclo di De Matteis sull'Uomo Ragno, Massacri di Mutanti, i 90 sì che erano anni cazzoni. Sì. In America, ragionissima. Infatti, gli anni 80 americani, che nasce il rinascimento del fumetto americano, che nasce
con Frank Miller nell'86, lo stesso anno in cui esce Watchmen, no? Cioè escono delle cose pazzesche. È un momento in cui dalla deriva loro tirano fuori qualcosa di nuovo, che in questo caso è molto più dark, cioè più adulto, no? Quindi loro avevano un problema diverso, era un momento in cui tutti facevano un po' le cose così, come erano abituati a farle. Allora arrivano delle saghe veramente nuove, no? Quindi ha ragionissima. E tra l'altro in quel periodo lì sono usciti un sacco di capolavori. Anche sperimentazioni strane tipo il Black Orchid, vorrei ricordare che McKean ha tirato fuori questa cosa che per gli americani abituati al tratto nero, il colore timbrico, una cosa del genere era abbastanza epocale. Per noi era già, c'era già stato Metal Hurlant, c'era già stato un po' di sperimentazione su quello che riguarda il fumetto d'autore e le riviste. Però gli anni 80 italiani erano per esempio quelli di Pazienza, non del Pazienza intimista degli ultimi tempi, ma quello di Zanardi, no? Zanardi che fondamentalmente era un antieroe che ti comunque descriveva la gioventù del periodo, tutti ci ritrovavi, vedevi le cose. Senza la pretesa di dire lo facciamo per i giovani, no, lo faceva semplicemente perché era giovane, filosofico. Lo faceva parlando di sé, e di conseguenza parlava anche ai giovani perché si riconoscevano in quelle situazioni, con quello slang, con quel tipo di scrittura, con quel tipo di ritmo e tutto. Ma anche Rank Zero, di Liberatore Morini, portavano per la prima volta il fumetto all'eccesso, no? Proprio di iperviolenza, così, che era talmente grottesca ed esasperata da non essere realistica. No, te lo guardavi e te lo godevi tutto uguale. Era divertente, no? Voglio dire, è stato un precursore di tante cose. Però facevano un sacco di battute dentro. Allora, io dico che secondo me il fumetto, poi parleremo del contenitore, adesso magari parliamo del contenuto. Il fumetto deve divertire, cioè ti deve far pensare, però ti deve lasciare quella risata. Non so voi, ma quando io... anni fa, perché ormai sono iper sposato, dovevo conquistare una ragazza, siccome non è che potevo puntare su un fisico eccezionale, su una grande quantità di denaro, andare lì a fare lo smargiasso. Cosa facevo? Parlavo un po', la buttavo un po', e poi soprattutto quando vedevo che rideva, che si divertiva, dicevo, ok, sta funzionando, no? Perché tu confondevi col delirio. Quindi facevo l'artista, i capelli lunghi, queste cose. Però mentre ero lì che me la menavo, gli facevo la battuta, la cosa, così. E quindi, Luciano, possiamo dire che le vie del fumetto anche servono per rimorchiare? Cioè, vedi? Dipende, perché una volta era un po' diverso. Nel senso che... Io avrei una domandina, ma i fumettisti famosi c'hanno le groupie? Perché non si è mai sentito parlare della groupie. Della gruppi del fumettista, perché tutti hanno le gruppi, i gruppi, i cantanti, gli attori e il fumettista, no? Ma secondo è una gruppi degna del nome, oppure purtroppo magari è il tuo amico di 90 kg che ti vuole bene, basta? No, quello è un tasto dolente, perché io ho visto proprio la trasformazione del fumettista, da che era un figo, no? Uno strano che fa delle cose, però anche da ammirare. Lo è stato allora? Hai voglia. Però. Adesso dico un po' di robe che mi beccherò delle denunce, vabbè, frega niente. Vai, ah, va. Meglio. La moglie di Manara è gelosissima, ma non a caso. Non l'avrei mai sospettato. E lui spesso andava a queste modelle, lei ci sta attenta, perché chiaramente era anche un bel ragazzo, no? Era un bel uomo, era famoso queste cose per fare, e quindi la situazione poteva correre. Quindi lei, nel momento in cui si è sposata, mi raccontano, perché io non l'ho mai conosciuto, ho conosciuto solo lui, che adesso, a parte questo pettegolezzo del cavolo, è assolutamente uno dei miei idoli. Però effettivamente, come lui, come si Bonvi, no? C'era uno che piaceva, Pratt, vogliamo parlarne, cioè, vedi una foto di Pratt da giovane, capisci tante cose. E che erano un po' delle Crepax, uomo di classe, assolutamente integrato nella Milano di quel periodo, nella Milano dell'avanguardia. Quindi praticamente erano pochi,
tolto quelli che magari facevano il fumetto da battaglia, che stavano tutto il giorno a lavorare, quelli che venivano fuori, come possono venire fuori, erano un po' come se fossero, non dico degli idoli come nella musica, però avevano una certa considerazione. Progressivamente il fumettista è diventato una persona sempre più introversa, no? Quindi più legata alle sue passioni, la sua cameretta dove ha i fumetti come me, vedi qui che ho tutti i fumetti attaccati, e quindi si è creato un micromondo abbastanza così. Cos'è successo di buono? Che adesso sono arrivate le ragazze nerd, no? Quindi, e quindi sono tornati... E quindi, lei e tutto si ritorna al giro, no? Vedi, sì. A volte diciamo ritornano. Diciamo che quelle conseguenze abbiamo vissute fino a pochi anni fa, tranne gli ultimi cambiamenti che ci sono stati adesso attraverso il boom delle fiere, e quindi che veramente, come dicevi te, sono arrivate anche le ragazze da un bel po' di anni a fare fumetti, sì. Però, svecchiando anche leggerli, parlando di immagine. Sì. E ragazzi, anche proprio a questo punto, però, visto che avete citato questi grossi nomi e queste pietre miliari, io comincerei anche per ravvivare la serata a introdurre la nostra nuova rubrica, la novità 20 minuti con che dopo questa introduzione è un po' ambigua. Siamo influencer! Sì! Qui direi che abbiamo proprio a fagiolo un personaggio che adesso chiamo in campo, ovvero un applauso e un benvenuto a Salvatore Cuna, il nostro ospite, il nostro primo ospite. Bravo! Scusa, primo ospite! La cosa non costa nulla. Ciao, che cringe! Viva il cringe! Viva il cringe! Tacca il carote! Buonasera a tutti. Ciao Salvatore. Grazie per l'invito, ragazzi, innanzitutto. È un piacere averti qui, grazie, un grandissimo piacere. Perché gli altri non piacere ti nostro, Salvatore. Gli altri non ti conoscono, grazie. Ma noi ti conosciamo bene e sappiamo che molto bene. Ne sai. Conosciamo. E adesso, Salvatore, se ci dai anche noi invece un po' di esperienza, un po' di informazioni, che dici? Tanto vuoi raccontare un po' cosa ci fa qui, perché è in mezzo ai fumetti. Dai. Chi è Salvatore? Allora, dici i tuoi segreti, ci interessano quelli, i tuoi segreti, in modo in cui fai le cose. Le vie che hai fatto. È la verità. Perché sono qua? Perché sono uno sceneggiatore? Io collaboro con Luciano Costarei, già secondo anno consecutivo che collaboriamo assieme. Siamo colleghi di Corriere Topolinia. Mi piace il fumetto e di conseguenza sono anche qui per questo. Allora, si chiacchierava un pochino ieri sul fatto dei nuovi approcci al mondo del fumetto, e il mio è stato un approccio proprio d'antan, molto, molto classico, no? C'è Facebook, le mail e quant'altro. Come raccontavo ieri, ho iniziato con il classico soggetto mandato via posta. Via posta dove? A quale casa editrice avevi mai potuto mandare un soggetto? Sergio Bonetto. Una proprio, caso, proprio. Cioè. Pensavo gli albi, pensavo più... Era lì! Lo vedevo, caso, dice, quasi, sai com'è. Di fumetto, Ci provo, vediamo che succede. Vabbè, giusto, uno deve puntare al top. La vuoi sentire una follia? Io volevo andare dalla Bonelli col telefono in mano e fargli vedere gli screen dei disegni. La follia, allora, proprio, sì. No? Prego! Facciamo un passo avanti e faccio vedere questo. Si riesce a vedere? Al Baracco Zagora Ventura. Yes. Qui c'è stato il mio esordio in Bonelli. Allora, quindi ha funzionato. L'avventura, la storia si chiama L'uomo muto dalla pioggia. Soggetto Salvatore Cuna. Sceneggiatura Diego Caglielli e Maurizio Colombo. E udite, udite, l'esordio assoluto alla Bonelli di un tale Michele Rubini. Dice qualcosa, Luciano? Dice tante cose. Dice qualcosa Michele Rubini. Bravo, Grandissimo. L'ho battezzato io. Io e Diego Caglielli e Maurizio Colombo. Comunque, allora, c'è tutto un retroscena, tutto una cosa dietro. Non è che, cioè, io arrivo fresco, mando quei soggetti via posta, classica via posta, con...
il classico bustone, avete presente, no? Quello per le raccomandate, quelle grandi, per mettere dentro bene il soggetto in forma bella, tutta a posto. Proprio. Non è che andata così tranquillamente, c'è tutto un bel... Certo. Allora, praticamente ho inviato soggetti a tutte le testate, Marti Mister. L'unico che si è salvato dalle mie grinfie è stato Dylan Dog. Dopo non me la sono proprio sentita di mandare Dylan Dog. E ho fatto con Mister No, con Marti Mister... Che a noi era Prego, sì, chiede metà di 90, ah, sì, un saluto adesso la fine, prego, dimmi. No, dimmi, dicevo, che anno era quando hai iniziato metà anni 90. Metà di 90, andare verso i 2000. Ho iniziato così, Allora, ho provato, dicevo, a mandare soggetti e mi rispondevano no, così non va bene, perché insomma, frasi di circostanza forse anche, non lo so, comunque le risposte le ho tutte conservate. E, fino a che la mia megalomania cosa dice? Ma ho provato con questo e con quest'altro, cosa facciamo? Proviamo con Tex. Mando un soggetto a Sergio Bonelli in persona. Grazie. Il buon Sergio Bonelli, una persona eccezionale, mi scrive, mi risponde: gentile Salvatore, ti ringrazio per essere affezionato al nostro lettore, bla 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 bla. Noi per Tex abbiamo la prassi di fare sceneggiare le nostre storie a gente già collaudata. In quel momento lavoravano per aveva appena iniziato Mauro Boselli a sceneggiare Tex con il passato di Carson, non so se avete mai parlato di questa avventura bellissima di Tex. E un altro ancora che era, se non mi sbaglio, aveva iniziato anche Michele Medda di Nataneva, ha cominciato a fare qualcosa con lui, e c'era qualche storia di Decio Canzio. E comunque molto gentilmente mi dice che non si poteva fare per un esordiente fare una cosa del genere. Cosa faccio allora io? Scrivo a Decio Canzio, proprio è il numero 2 della casa editrice, e gli invio dei soggetti per Zacco, gli invio 3. Decio Canzio cosa fa? In quel periodo lì era appena subentrato a Renato Queirolo Mauro Boselli alla supervisione di Zagor. E Decio Canzio esorta Boselli a contattarmi. Gli sembrava che c'erano delle cose interessanti. E Boselli mi chiama a casa, io ricordo ancora quel giorno, ero a lavoro in azienda, telefono dall'azienda mia moglie, più bene per quale motivo, e mia moglie mi fa: ma ha telefonato un certo Boselli. Sono rimasto folgorato. Cosa hai detto? Ma te fanno uscito Boselli, voleva parlare con te perché pensava che qua hai letto che come arrivi a casa dal lavoro, richiamalo subito. Infatti io stavo trepidando, ma erano circa forse 2 ore alla fine del turno di lavoro. Arrivo a casa, mi tremavo le gambe mentre andavo su in ascensore, telefono al boss che parla velocissimo. Non so se secondo voi mai ho avuto l'occasione di parlare con lui. Boselli è una mitraglia umana, secondo me. Non ho capito forse metà di quello che mi ha detto, ho capito, non so. Comunque, dei 3 soggetti che gli avevo inviato, me ne piace uno. E poi questo qua che poi si è trasformato in sceneggiatura. Ma diciamo che avevo provato a inviargli insieme, cioè dopo di più di soggetto, mi fa: prova a inviarmi delle tavole di sceneggiatura. Le inviate mi sembra 10, una decina. E erano ancora molto acerbe. Poi il soggetto era buono, gli era piaciuto. Io ti prendo il soggetto. Ma c'è la possibilità, poi chiesi io, di poter fare qualcosa di più? Dipende solamente da te. Non esiste all'interno della casa editrice un supporto per aspiranti sceneggiatori. Cioè, devi arrivare lì che sei già bravo di tuo, o già essere magari formato. Va bene, io ci ho provato, io l'ho mandato, non è piaciuta. Il soggetto sì, lo prende. Viene poi sceneggiato, appunto, come dicevo, da Maurizio Colombo e Diego Caglielli, con i disegni di Michele Rubini. Che è successo nel frattempo? È successo che la famiglia si è allargata e mi ha preso molto tempo la famiglia. Arrivo a casa stanco dal lavoro, non riuscivo neanche più a stare concentrato sulle cose che facevo. Mi si è quasi inarito il cervello, stanchissimo. E quindi quel treno man mano l'ho un pochino perso. È una cosa che Burattini ogni tanto viene in faccia, che poi abbiamo altre cose ancora da poter dire. E sono cose che poi Burattini, dicevo, appunto, mi ha un po' rifacciato. Quindi per tantissimo tempo, ovviamente tanto, altro tutto questa qui, la storia è uscita nel 2005, quindi 15 anni fa, ok?
e ne lavorassero almeno l'anno prima, come minimo, o un anno e mezzo prima. Nella Bonelli hanno dei tempi biblici di pubblicazione, una cosa, anche perché sono albi molto lunghi. Questo è di 94 tavole. La media della durata di un albo, un'avventura sui loro albi normali, di circa due albi e mezzo, anche tre alle volte. Quindi, scusa, figuratevi, le lavorazioni sono... Dimmi, appunto, sulle lavorazioni, perché secondo me tante volte non ci si pensa, perché a me è capitato addirittura con alcune persone credono veramente che un albo di Tex venga realizzato in un mese. No, cioè, io vorrei sapere, ma è una cosa base, però secondo me magari un po', quant'è che ci vuole per un albo di Zagor o come per realizzare la storia sceneggiata da te? Cioè, quant'è circa le tempistiche? E quanta fatica? Ma io penso che ogni sceneggiatore fa una storia a sé, secondo me. E così potrebbe essere anche per un disegnatore. Luciano su questo magari poteva dire qualcosa di più. Per quanto riguarda me, è una scrittura molto veloce. Io riesco a scrivere molto velocemente. Cioè, una volta che ho l'idea in testa di cosa voglio fare, cosa voglio trasmettere al disegnatore, e poi a chi leggerà, una volta che ho ben in chiaro quello che ho in testa, poi le cose vanno praticamente da sole. Non è difficile che sforo una deadline, molto difficile, anzi non è mai successo fino adesso. Quello che ho promesso ho mantenuto. Per realizzare un albo del genere ci va parecchio tempo, molto, 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 veramente tanto. E se contiamo che, allora, se non mi sbaglio, no, delle stupidaggini, ma credo che la Bonelli, poi forse Luciano forse potrebbe sapere qualcosa di più, credo che voglia almeno 10 tavole al mese per disegnatore, per una storia. Sì. Mi correggi Luciano, può essere una cosa vera. Io sono andato lì molto giovane, quindi sì, anch'io avevo questa informazione. Adesso non so dire, poi cambia anche da testata a testata. Cioè, voglio dire, sì, probabilmente Stano, sì. Anche da autore, Stano ci impiegava certo, tantissimo, certo. E invece adesso ha accelerato parecchio, no? Rispetto, ho incontrato un evento e raccontava che sì, lui aveva questa nomea di uno che ci impiegava tanto, ma adesso invece gli è capitato anche di fare tre tavole in un giorno, si è fermato un attimo e ha detto ma forse le sto tirando via, invece sono bellissime, invece sono bellissime. Ah, bravissimo. È proprio l'esperienza degli anni che secondo me sperimenta. Comunque. Però sì, c'era questa cosa, anche me l'aveva detto, io ero andato a farmi massacrare da Marcheselli, non da Canzio, e avevo fatto le prove per Dylan, e riguardandole poi non era neanche ste porcherie. Però poi ho capito tardi che è un iter quello che hai fatto tu, cioè che ti massacrano e vogliono vedere quanto resisti. Io avevo 24 anni, mi sono depresso, ho detto no, vabbè, non sono capace. No, li lasciamo perdere. Comunque è quello che ho fatto io alla fine, non sono più riuscito a garantire altri soggetti, cercare di migliorare, non ce l'ho più fatto. E lentamente, piano piano, un po' alla volta, ho abbandonato. Fino a che circa 2 anni e mezzo, 3 anni fa, cosa succede? Incontro Claudio Chiaverotti ad una fiera del fumetto qui in Piemonte, a Pinerolo, per la precisione. Parlo del più del meno, ma sai che ho avuto a che fare anche io con la Bonelli, una piccola cosa per Zago. Ah, per Zago, che mi piace Zago, tantissimo Zago, quella. Ma perché non riprovi? Non lo so, non mi sembra il caso, ho fatto tanto tempo. Guarda che c'è un burattini ora che guida e fa il supervisore della testata, ma prova, guarda, lui è bravo, tu ricordagli che hai già pubblicato. Vabbè, ci provo, ci ho provato, manda uno, manda due, manda tre, manda quattro. La cosa bella di Burattini, come si chiacchierava ieri, è che è una persona squisita. Io devo tantissimo a Moreno, veramente, veramente tanto devo a Moreno. È una persona gentilissima, squisita, nonostante la mole di lavoro che ha lui. Meno male, è un grafomane, forse sì, peggio di me. Guida la testata, di Zagor, il supervisore, quindi ha a che fare con tantissima gente. Poi scrive anche per conto suo tantissime cose, romanzi suoi, racconti, libri, tantissimi. Gli aforismi fantastici, fa dei libri, sì, sì, sono bellissimi. Ha trovato la pazienza, si ricordava perfettamente di me, cioè di che era passato anche attraverso le sue mani questo famoso soggetto con la sceneggiatura. Pian piano, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, è venuto fuori che qualcosa l'aveva colpito. Uno dei miei soggetti brevi, cioè uno dei soggetti brevi che andranno a finire, spero il più possibile, su In Maxi Zago, dedicato ai racconti di Dark Moon. È una sceneggiatura di 40 tavole,
è inserita appunto, sarà inserita in questo maxi contenitore, mi sembra sono 5-6 storie alla volta, con attorno una cornice avventurosa che lega un po' questi racconti. C'è un rallentamento nei disegni perché il disegnatore di questa raffetta della storia, che sarebbe Francesco De Vescovi, che arriva dallo staff di Martin Mister, ha avuto qualche problema di salute. Di conseguenza un rallentamento. Adesso non so se sarebbe finita in questo ultimo maxi con i racconti, anche perché ha leggermente attinente un po' a quello che all'argomento trattato questo ultimo maxi qua. Il mio albo, la mia storia, si chiama Tre Imposte, poi non so se cambieranno. A volte accade anche che possono cambiare i titoli degli episodi. Può anche accadere questo. La mia si chiama Tre Imposte ed è una storia che tratta, questo posso dirlo tranquillamente, di violenza femminile sulle donne, pur in un contesto western. Ecco, ho avuto un'ispirazione guardando al TG una sera l'ennesimo racconto di un femminicidio. E mi dite, come posso trattare questa cosa qua? Come posso dirla mia o far capire qualcosa attraverso una storia a fumetti? E così mi è venuta in mente questa cosa, gliel'ho mandata e mi è piaciuta. Mi è piaciuta e me l'ha fatta sceneggiare. E ripeto, stiamo aspettando che De Vescovi si metta, lo stesso, magari in questo momento è già a posto, aspettiamo che faccia fuori la storia. Quindi, Salvatore, dimmi. Per tornare all'argomento anche importante, bellissimo innanzitutto quello che stai raccontando, perché è un'esperienza fantastica, cioè per quelli come me, penso che Giuliano, è un piacere, è veramente un qualcosa sentirti, che è veramente bello. Per tornare al discorso, le vie, tutte cose che sentendo direttamente l'esperienza di una persona che ha vissuto, quindi possiamo dire anche che una delle vie del fumetto è anche praticamente lo specchio dei tempi. Cioè, tu hai appena detto che la storia che stai interpretando, anche se western, parla di violenza sulle donne. Sì, quindi possiamo dire che comunque una delle vie che vuole arrivare, che vuole percorrere il fumetto, è anche proprio essere lo specchio dei tempi, essere lo specchio magari anche di quello che vediamo noi nel mondo attuale. Sì, sono d'accordissimo su questo aspetto qua. Certo, le cose non cambiano, penso, a nessuna latitudine. Il mondo è lo stesso dappertutto. Qualsiasi cosa può essere trattata in qualsiasi maniera. Gli spunti possono arrivare dappertutto, ogni fatto che accade nel mondo, non solo ma attuale, ma anche qualche evento storico ben particolare, ben preciso. Sono assolutamente d'accordo con te, Ivan, su questo, veramente. Può essere lo specchio anche dei tempi o anche roba passata. Sono d'accordissimo con te. Se posso andare avanti su quello che stavo dicendo prima, dimmi, Luciano. Sì, scusa. No, perdonami. Ti volevo fare una domanda, perché tu hai raccontato ovviamente dei momenti molto importanti, no, della tua carriera, perché è il momento in cui uno entra in via Buonarroti, cioè per noi che siamo cresciuti con Zagor, Tex, di Landog e via dicendo, è il tempio, no, del fumetto. Yeah. Però una cosa, io siccome ti seguo da un paio d'anni, anche da prima che poco prima che abbiamo iniziato a collaborare, pochissimo prima, sto notando che tu sei veramente prolifico e per un uomo che è della mia generazione, fondamentalmente, tu hai approcciato al fumetto in una maniera molto moderna, perché io ti ho visto su case editrici indipendenti, su Astromica, dove hai una presenza fortissima, su un'altra casa indipendente, cioè tu è vero che sei andato lì in Bonelli, perché quello fondamentalmente è quello che è il tuo humus, no? Culturale, cioè tu nasci con questo e quindi è probabilmente la cosa che sai fare meglio, ma spazi comunque su mille generi e anche come modalità. Volevo capire come, ritornando comunque a questo lavoro, hai capito che magari potevi fare cose come Astromica, no? Cioè che è abbastanza innovativo. Certo, è una cosa veramente anche molto innovativa, come hai detto giustamente. Allora, penso che questo per quanto riguarda me, il mio caso, diciamolo subito, penso che tutto sia nato dalla mia voglia di narrare, dalla mia voglia di mettermi in gioco anche a un'età in cui magari non potrebbe dire, ma sì, magari posso anche tirare poi remi in barca, un lavoro ce l'ho, la famiglia ce l'ho, un lavoro anche ben retribuito,
ho la mia famiglia, sono anche una bella famigliola, però questo, chiamiamolo fuoco dentro, che mi tiene veramente vivo, cioè questa, ripeto, questa voglia di narrare, di raccontare, è innata, è una cosa veramente innata in me. Io, a fine dei tempi della scuola, scrivo dei temi lunghissimi, la professoressa diceva, ma Salvatore, andate una calmata, va anche meglio, va anche bene, un po' più corti. Cioè, proprio è una cosa insita in me, la voglia di narrare, di raccontare, insita in me. E questo fatto di spaziare attraverso vari generi, in cui mi trovo comunque abbastanza bene, anche se forse magari su due o tre sono un po' più ferrato, e perché sono un, credo che sia, ripeto, sempre il mio caso, un lettore onnivoro. Allora, il mio spazio è veramente tantissime cose, praticamente compro tanti anni fa, adesso poi i tempi sono un po' cambiati per motivi di spazio, di tempo, compro tutto dalla Bonelli e tantissimi supereroi, quindi di conseguenza il mio background culturale piuttosto ampio, anche in fatto di narrativa, il noir, thriller, fantascienza. Una cosa che non tocco tantissimo è il fantasy, anche se sto scrivendo, anzi l'ho finito di scrivere, la prima stagione, sto scrivendo un eroe fantasy con l'Astromica, con un ragazzo che si chiama Giulio Riosa. È un ragazzo, per me, è talentuoso. E meriterebbe anche palcoscenici, diciamo, un po' più noti di Astromica, secondo me. Questo è il mio giudizio, sarà forse di parte, non lo so. Però vedo che sta interpretando molto, molto bene quello che sto scrivendo, quello che voglio da lui, quello che voglio che avvenga nella storia. E, diciamo, l'unica cosa in cui si fa soltanto un poco meno ferrato è il fantasy. Ma infatti il fantasy che sto scrivendo per Astromica e che fa sta diventando gloriosa, esula un po' dal fantasy in generale. Perché più o meno non è sempre così, però il solito per fantasy si intende qualcosa che possa ricordare i Signori degli Anelli. O comunque situato in come location una sorta di medioevo un po' più tecnologico, con stregoni, orchi, elfi, gnomi. Il mio no, non è fatto così, è ambientato in una ipotetica Mesopotamia, quindi avremo tanti vallate, deserti, fiumi, non ci sono maghi, no, cioè più o meno c'è un tizio un po' particolare, orchi non ce ne sono, elfi non ce ne sono e nani non ce ne sono, sono altre cose. Ci sarà tanto sudore, come scrivo sempre nei miei post quando vedo una tavola di gloriosa, sudore, sangue, polvere, puttane, ballerine, assassini, ladri, grandi reali. Per Astromica, dicevo, sto lavorando tantissimo. Allora, sto scrivendo una serie noir, una di supereroi, una di fantascienza, le rock fantasy. Un noir torbido, una specie di fantascienza, un thriller ucronico ambientato. Ma ne stai scrivendo 4-5 contemporaneamente? 400 allora. Secondo me 400. la Madonna, no, guarda, in questo momento sono... c'è proprio trio, cioè, non vedi nemmeno. Ne stai facendo 4-5 di sceneggiature proprio, cioè, spiegami anche un po' il metodo di lavoro, avendo una mole di lavoro così. Cioè, allora, spiegami un pochettino il metodo, anche la metodologia che utilizzi per essere anche te chiaro mentalmente su non confonderti fra le storie, fra le trame, fra i vari intrecci narrativi che magari ci possono essere, che hai avuto un'idea per quella cosa lì. No, assolutamente no. Prendo qualche appunto, perché sennò altrimenti non ce la farei a districarmi dappertutto. Però quando mi concentro su una storia, allora, facciamo un esempio. Allora, io sto scrivendo 7 serie per Astromica e che spaziano appunto attraverso vari generi, e queste 7 serie sono composte da 7 episodi da 12 tavole luna, a volte potrebbe essere anche 14, vede un po' come si crea il cliffhanger finale, no? Perché ogni episodio deve finire con un colpo di scena, una soluzione, cioè una risoluzione che non si è portata a termine. Insomma, devi sorprendere un pochino il lettore per invogliarlo a leggere l'episodio successivo, ok? Quindi sono 7 episodi e 12 tavole. Potrebbe accadere che sono anche 4, fatte anche da 14, anche da 15, anche da 16. Però diciamo la norma è 7 da 12. Ok? Quando mi concentro su una serie,
io faccio un episodio alla volta, ipoteticamente, domenica, poniamo che sia domenica, mattino scrivo una, pomeriggio un'altra, la sera un'altra ancora. Ok? Chiaro, ci siamo. Nel frattempo vado avanti le altre. Nel frattempo pensa cosa posso fare ancora magari per burattini, perché ci voglio provare ancora, ovviamente, ci mancherebbe. Infatti in questi giorni sto cercando di... sto elaborando un soggetto da inviare poi a Moreno, nella speranza che possa essere anche questo qua accettato. E mi hanno contattato altre due case editrici, non posso fare il nome ancora, perché finché non mettiamo nero su bianco non voglio dare fuori nulla. Meglio essere scaramantici. Sì, assolutamente sì. C'è stato un contatto, anzi, a dire la verità, di una la sceneggiatura è già pronta e accettata. Ah vabbè, posso dire che non ti chiama, già ne scrivi due serie. No, aspettiamo ancora. E stiamo, dai, dacci un po' di carne sul fuoco, dai. Prego? Dacci un po' di carne sul fuoco, dai. Non ci puoi dare è un horror psicologico, stop, finiamo qua. Quando commetteremo nel suo bianco poi potrò dire qualcosa di più. L'horror psicologico è uno dei miei generi preferiti e sono veramente curioso di vedere una cosa del genere fatta da te, veramente. La cosa che posso dire è tratta da un racconto di uno scrittore, quindi mi sono basato sul soggetto, sul racconto di uno scrittore e ho fatto la sceneggiatura. È stata approvata e ci aspettiamo di trovare un sceneggiatore adatto perché è veramente molto particolare. E poi sono stato contattato da un'altra casa editrice, non faccio il nome ancora ovviamente, è piaciuto il soggetto e si cercherà di trovare una quadra tra me, il disegnatore e la casa editrice e vedere cosa come poter fare. Non diamo ancora niente di scontato, aspettiamo di vedere un po' gli eventi. E poi con cronaca con il nostro Luciano sto facendo alla Lucca del 2018. Sì, a Lucca del 2018. Il buon Taormina, il buon Salvatore Taormina, che non voglio mai ringraziare abbastanza perché mi metto la possibilità di poter lavorare con un professionista come Luciano, di raccogliere l'eredità di una delle più longeve, forse Luciano, sì, la più longeva in assoluto, sì. Vero, ecco, esatto, sì. E poi su un genere a me molto caro, il western. Mamma, io sono pazzo per il western, sono cresciuto Ci sei andato a nozze praticamente. Veramente, cioè per me era pane per i miei denti. E ho già un sacco di documentazione per conto mio. Luciano vede come quando faccio la cedura, cosa ti dico. Quindi cerco di facilitare molto il disegnatore quando vi lascio la sceneggiatura. È bello perché Salvatore è molto collaborativo, ma non molto impositivo. Cioè non è che ti dice devi fare così e basta, no? Per esempio adesso recentemente c'era una scena del nemico, no? Del nemico di Tandai che sta cavalcando e io disegno sempre quello che mi scrivono, cioè tendenzialmente cerco di fare proprio quello che c'è. Però disegnandolo mi accorgevo che dal punto di vista della regia c'era uno stacco un po' così, no? Allora gli ho detto, senti, ma lo posso inquadrare più da vicino? Gli ho fatto vedere. E lui ha detto sì, no? Va benissimo. Ma tranquillo, perché c'è una collaborazione, cioè... Io nel momento in cui disegno magari vedo una cosa che lui nel momento in cui scrive non ha pensato, no? Perché lui non può immaginare proprio il fumetto come lo disegnerò io. Nel momento in cui lo disegno in un modo e poi quando disegno la vignetta successiva magari ho un altro tipo di impatto. Allora magari la sua è giusta per un altro disegnatore, no? Che fa un tipo di disegno diverso. Però per come faccio io magari trovo che ci possono essere delle piccole perché non mi piace stravolgere modifiche, no? E vedo che lui accoglie assolutamente, quindi è propositivo, ma no? Funziona, cioè, poi anche certo, forse il miglior regista è il disegnatore in assoluto. Io potevo avere un'idea di quello che si fa, poi penso che il disegnatore sia veramente colui che prende la camera, la sposta, è una collaborazione, sì, esatto. E questo è praticamente un feeling proprio fra sceneggiatore e disegnatore, è importante. Lui, racconto questa cosa, io l'ho conosciuto perché avevo visto che pubblicava con Cagliostro, faceva le prime cose, avevo andato a trovarli, l'avevo visto lì, l'avevo conosciuto, ma in realtà in Cronaca di Topolina ce l'ha presentato Moreno Burattini, perché Salvatore aveva la necessità di rilanciare Tandai, no? Perché rimane sempre un po' fermo su questi numeri qua, ed è una serie che lui ama, no? Che lui ha visto nascere, ha portato avanti, esce ogni anno un albo nuovo, no? Quindi un albo grande formato. E questa rinascita l'ha firmata Moreno, ha scritto lui la sceneggiatura così, gratis, per amicizia, no?
disegnata dal grandissimo Bonanno, e io ho fatto 4 pagine, no, all'interno con queste cose qui. E poi lui ha detto, io gli ho dato l'input, ma non è che posso sceneggiare anche questo, cioè già faccio il mondo, no? Però c'è una persona veramente brava che voglio presentarvi, no? E quindi io l'avevo incontrato tipo il giorno prima a Lucca, il giorno dopo è arrivato lì Cronache di Topolinia, che io ero lì a lavorare su Primo Planet Dead, mi sembra. E quindi ce l'ha presentato e lui e il Tao si sono trovati subito, anche perché Tao scrive libri su Tex, quindi vi posso immaginare, potete immaginare. Sì. Mamma mia. Quindi capite anche perché vi dico quanto devo a Moreno, veramente tanto, non finirò mai di ringraziarlo. Veramente. Ha fatto bene, Luciano, ricordami una cosa, ci arrivo anch'io poi dopo, no? Nel frattempo, mentre cercavo di trovare uno sbocco con la Bonelli, con Moreno, che avevo ripreso i contatti, partecipo a dei contest della Cagliostro, in cui si mandava delle prove di sceneggiatura su delle storie già con soggetti già preparati, già pronti, e ne vinco il primo, uno, e vinco due di fila. Infatti alla Book del 2018 è uscito un volumetto con delle storie mie all'interno, sceneggiate da me, su soggetti della storia, mi sembra una Piero Viola, non ricordo più tanto bene. Ah, è Umberto Stanisisia, mostra i Sette Sigilli, un fantasy molto... Sì, sì. Poi, tra l'altro è andato in sold out, perché sì, esatto. Ricordo che quel numero lì in fiera è andato in sold out. Sparito, veramente, ha avuto un grandissimo successo. Segno. Vuol dire che ha avuto successo. Sì. Bellissima copertina, tra l'altro. Sì. E quindi ho collaborato poi alla stagione successiva di Sette Sigilli, al primo volume di Acqua l'anno scorso, e quest'anno abbiamo finito sempre con Umberto Sette Sigilli, l'ultimo volume che conclude la trilogia, e il secondo di Acqua. E poi ho collaborato ancora, dunque stiamo facendo Monster Punk sempre per la Cagliostro, un horror un po' particolare che riprende i grandi mostri dell'universo degli anni 30, anni 40, tipo, non so, Frankenstein, l'uomo lupo, insomma, non mi racconto tanto perché sennò altrimenti poi chi vuole leggerli potrebbe andare a leggere, poi magari Andrea Manfredini mi spara, sei in linea con noi che stai guardando. Ma infatti prima lo citava Andrea Manfredini. Collaboro con Andrea, è già la seconda volta che collaboro con Andrea, e devo dire che mi trovo veramente che bene con Andrea. Andrea interpreta bene le mie sceneggiature, sono veramente contento, si è creato anche lì un bel feeling. Se ci sta ascoltando, se ci sta vedendo, lo saluto calorosamente. Sì, è qui. Ciao Andrea. Grande Andrea, grandissimo. Gianluca, ma infatti ci sono un bel po' di persone, ci sono una marea di commenti, prima non mi permettevo di interrompervi perché tutto quello che dite per me sto imparando in realtà. Sai come ti ho detto, no? Se levi questo video corretto... Che... No, non volevo interrompere proprio perché tutto ciò che dite non si sente da nessuna parte. E per un ragazzo che vuole imparare e che vuole capire, giusto anche per quanto riguarda il mondo, come si lavora, in che modo si lavora, è una cosa che non ti dicono quasi da nessuna parte, forse nelle scuole di fumetto, non lo so perché non le ho frequentate, proprio per questo non mi permettevo di interrompere, ma ci sono veramente una marea di commenti. Poi se inizio a leggerli tutti, veramente, già da prima, da quando ho detto quella fesseria delle gruppi, già... Grande. C'è Mish Moscatelli, lo salutiamo, che diceva a gruppi, faccela conoscere, non tenercela nascosta, mostra. Andrea Manfredini, l'uomo che riproponeva la tematica delle gruppi, non ce la faccio. Tenete a mente questa cosa delle gruppi, che quando vi ospiterete in una delle prossime rubriche, vi racconterò un aneddoto divertente. Terrore e delirio, i gruppi sbrodolano. Gianluca Bellezza di nuovo che ci saluta. Chi ha preso Giuliano? Mitch, lasciamo stare, meglio non indagare. Roba buona, quindi. Sì. Naturale, 100% medinita. Gianluca Bellezza che saluta Salvatore. E sempre Mitch Moscatelli era interessato all'anno dell'almanacco di Zagor, quello dell'avventura, quello che hai fatto vedere prima. Okay. 2005. L'avventura 2005. Era del 2005. Ok, poi chiedeva sempre, poi diceva sempre per quanto riguardava, ma solo Roy e Civitelli sono più veloci? Ma un mese, quelle teorie di
persone che magari dicevano no, il fumetto lo fai in un mese così non c'è problema, certo. È impossibile. Ma neanche se c'hai la squadra come fanno i mangaka, che sono 5-6 persone, uno fa le mani e basta, l'altro fa i piedi. Ora, non so se qualcuno qui, ma vabbè, chi seguirà questa live sarà seguendo una passione di fumetti, no? Ma guarda che c'è una mole di lavoro dietro che è una cosa immensa, una fatica, una dedizione a questo mestiere immensa, che solo veramente chi ha voglia di farlo, penso lo faccia, non abbia in mente di poterlo fare e farlo come si deve. Ci va amore, passione per questo, per il fumetto. Ed è una cosa estremamente interessante questa tua testimonianza, soprattutto per i ragazzi che vogliono iniziare e magari si mettono d'accordo con una casa editrice solo per portare una storia e non la portano magari a termine. Solamente per quanto riguarda Somica, ti viene detto che fai 7 sceneggiature, sì. Quindi di cui e anche per far capire un attimo terminate, già sono a posto, concluse, quindi sono in mano ai disegnatori, siamo a posto, quindi con loro su altre due sono arrivato al 6° capitolo concluso, mi manca solo il 7° e altre due ancora, mi sembra al 4° o al 5°. Un'altra cosa ancora, dicevo prima che c'è tanta passione, tantissima passione, edizione, ore passate sul campo. Vi dico la mia giornata tipo com'è. Io di solito, adesso vabbè, in questo periodo c'è stata la quarantena, quindi in azienda si lavora un po' a singhiozzo. E stasera di solito io faccio il turno di notte, quindi per un po' come il lavoro dalle 10 di sera alle 6 del mattino. È più duro. Con te non ci ha parlato di un tempo fa, mi sembra, no? Infatti, la mia giornata tipo è quello. Arrivo a casa, lavoro alle 6:30, faccio una sorta di colazione sul PC fino a 7:30, 8:20, finché gli occhi non mi si chiudono, ok? Vado a dormire, dormo 3, 4, 5 ore, dipende, un po', varia un po'. 12:30, l'una mi sveglio, l'1:30, dipende un po' come va la giornata, PC. Poi si fa qualcosa con la compagna, con la moglie, chi insomma, e poi per andare di nuovo magari la serata prima di cena, di nuovo sul PC. La mattina torno al lavoro, PC, e poi sempre questo. L'unica maniera è questa, darci. È quello. Passione. È quello. Non ce la scappi. Lavorando meno le due belle 7-8 ore minimo, per fare anche questo le devi fare. E poi i weekend. Minimo. Ci metto dentro. La mia fortuna è che, come dicevo prima, non so se può essere così anche per gli altri, parlo sempre di una cosa molto soggettiva. Questa è una cosa mia, sono veloce, per fortuna, quindi quando inquadro qualcosa poi vado giù come un treno, quello mi permette. E una cosa che forse prima non ho detto è che oltre ad avere ho tante cose da raccontare ancora, tantissime, cioè praticamente io quando ho provato la prima volta con la Bonelli 15 anni fa, 17 anni fa, 18 anni fa, ho come avere 20 anni di arretrati. Se ho reso l'idea, quindi ho tante cose da tirare fuori ancora, e ne ho ancora, perché non sembra che non mi basta mai. Ma per fortuna non basta mai. La mia fantasia galoppa, vedo qualcosa in giro, però guarda, quella signora mi ha ispirato qualcosa, quel tizio così, vedo il titolo di qualcosa al TG, ma una storia lì si potrebbe tirare fuori per questo, cioè, ecco, la mia mente lavora così, cioè è un continuo elaborare qualcosa. Si fa così, secondo me, poi magari non so se altri potevo dire qualcos'altro. Una domanda che ti vorrei fare è: non è che magari la butto lì per assurdo, giusto anche per capire, il fare così tante storie contemporaneamente può, diciamo, come ti posso dire, può darti fastidio nel voler dare priorità magari più ad una storia che ad un'altra, dove magari quella storia la vuoi approfondire di più, però magari per le scadenze che hai imposto, per le scadenze che c'hai dovendone fare così tante contemporaneamente, non puoi dedicare quello che avresti voluto per una storia specifica? Fino adesso non mi è caduto, no, assolutamente. Perfetto, quindi il tuo livello di organizzazione, essendo talmente tanti anni che lo fai ormai... No, va in automatico. Io quando sono su quella serie che sto spendendo un momento lì, mi concentro su quella. 2-3 ore la passo con quella, cioè, politicamente sto lavorando di domenica, quindi al mattino faccio una serie, pomeriggio faccio un'altra, la sera appena a lavorare mi dico qualcos'altro ancora, ok? Una cosa del genere. Poi ad esempio sono delle priorità. Ho voluto fare questa...
ho voluto fare questa domanda proprio per far capire che la cosa, fra virgolette, è possibile, nel senso che con tanti anni, con il duro lavoro, con esercizio, con metodo, si possono arrivare a certi risultati con certe frequenze. Lo dico per molti ragazzi che magari ci ascoltano e che magari si scoraggiano già nel sentire che te ne fai 5 contemporaneamente e loro magari ne stanno facendo una, ma sono anni, non sanno come. Lo dico più che altro per questo, per questo mi sono permesso di chiederlo, eh. Non ho permesso, io ho le tue capacità. È molto importante questa cosa che tutto quello che ho imparato, a mie spese. Nel senso che non ho frequentato nessuna scuola che mi dicesse come fare le inquadrature, come impostare una tavola, come fare un fumetto. L'ho imparato a mie spese. E un'altra cosa ancora, ho imparato più da Moreno Burattini in circa un mese e mezzo, in cui gli ho inviato man mano la sceneggiatura un po' alla volta, sui consigli che mi ha dato, perché ci sono delle cose da... dei paletti, un personaggio bonelliano ha dei paletti da cui non si può scappare, ok? Sia come modo di narrazione, come impostare la figura, come spararla con la pistola, pensate un po', addirittura ci sono questi paletti qua, in Bonelli. Su Zago non si può far vedere, non si può fare un'inquadratura alla Sergio Leone mentre si spara, avete presente? Sì. Sergio Leone, quando sparava, la pistola inquadrava perfettamente chi andava a colpire, invece in Zagor no, almeno fino a poco tempo fa non si poteva fare. Adesso non so, ma se magari, visto che Zagor sta prendendo una piega che poi già ieri ho spiegato qualcosa a Luciano, si spara, si fa vedere la persona che spara mieta dopo chi viene colpito. Questa è una regola bonelliana, almeno su Zagor. E poi altre cose ancora, non si possono fare due primi, insomma, la scansione della vignetta su tre strisce, non sono vite diagonali, non sono panel, vi riscorrendo. Con lui ho parlato veramente tantissimo, ma ripeto, precedentemente io non ho frequentato nessuna scuola, quello che ho imparato sbagliando, errori, si impara. Posso chiedere come mai ci avevano questi paletti all'epoca, giusto per capire, come mai c'era anche questa curiosità sulla pistola, per quale motivo era imposta? Ma ce l'ha anche, ma tu, anche Tex ha dei paletti, assolutamente, Tex mi sembra, se non mi sbaglio addirittura, Tex mangiano solo animali nobili, vanno a caccia di animali nobili, Tex non mangia la selvaggina, Tex non spara un coniglio, non spara una lepre. Te che se ammazza una bestia per mangiare, che ne so, ammazza un alce, un cervo, non so quello che c'è. Questa è un'altra cosa di Tex, per esempio. La costruzione del personaggio. Sono curiosità particolari da conoscere, anche del motivo per cui... Non sento. È anche particolare sapere come mai, forse per non dare un'immagine di Tex cattiva che ammazza il coniglietto puffettoso, caruccio... Sì, roba qui, non mi dire che cos'è. L'idea di essere un macio, comunque... Perché Tex non può essere cattivo. Questa è un'altra cosa, dicevamo. Non può essere cattivo, non può... Poi, vabbè, l'eroe classico... che non può perdere, a prescindere. L'eroe classico della Bonelli è un eroe centralizzatore, tutto deve ruotare attorno a lui, capito? Anche se comunque, vabbè, c'è qualche piccola innovazione che sta portando ora, come dicevo ieri, Burattini sta traghettando Zagor verso il futuro, ok? Sono delle piccole cose che sono accadute all'interno di qualcosa che ha già scritto lui, che ci porterà verso un futuro leggermente diverso, pur con la figura di Zagor che è centrale, assolutamente centrale. Si cambierà qualcosetta, si capirà poi nelle storie future cosa cambierà. Ah, già dalla miniserie che c'è adesso, Luciano, è preso la miniserie Dark Novels? Sì, 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 hai voglia. L'hai presa? Ok, bellissima. No, tutto come me. Tutto drago. E senti, adesso poi, prima cosa che abbiamo visto, allora, volevo dire una roba. Noi ci siamo trovati per caso qua, tutti e tre, a parlare, no? Di fumetto, su un'idea di Giuliano, ha detto, facciamo una chiacchierata così. E poi abbiamo capito che questa cosa qui ci piaceva a tutti e tre, no? E che funzionava anche. Quindi noi... Ma infatti ho visto un'altra volta, bellissimo. Ti ringrazio. E quindi noi stiamo vedendo allora
come arricchirla, no? Quindi tu sei il primo ospite in assoluto. Abbiamo detto facciamo 20 minuti con, ma non bastano 20 minuti, infatti sono 40. No, ma sono no. Sono pochi. Ma bisognerebbe fare 2-3 ore di live. Come fai? Si impara, vedi, anche noi sul campo impariamo, diciamo, si può fare così, proviamo e poi aggiustiamo, no? Come nel fumetto uno prova. Certo, e secondo me questo è un punto di vista interessante, cioè quello che noi adesso da absolute beginner di questo strumento stiamo approcciando. E bene o male quello che hai fatto tu con il fumetto, cioè tento e vado. Molte volte i giovani hanno delle idee, no? Che remano contro di loro perché c'è il debutto, voglio subito avere successo, voglio fare il mio fumetto, queste cose qua, no? E si sbaglia. Io ho fatto una quantità di fumetti orribili, cioè, però li ho pubblicati e li ho firmati perché è giusto così. Io in quel momento ero in questo modo, in quest'altro un po' meglio, e un domani magari riuscirò finalmente a essere contento di quello che faccio. Ma non bisogna vergognarsi mai di quello che si fa. No, assolutamente. Allora tu magari avrai fatto qualche sceneggiatura che non è riuscita bene, ma da quella sceneggiatura hai imparato. Se intanto tu hai imparato, ma poi se qualcuno te l'ha pubblicato vuol dire che ci ha trovato qualcosa di buono. Non è che siamo tutti sclavi o onolitta. Certo. C'era qualcosa di buono e quindi è giusto non vergognarsi mai di quello che si fa con tutti i difetti, certo. Di casa. Perché io da lettore, quando voglio bene a un autore che mi ha dato qualcosa, se fa come Kirby magari una volta la mano così, con, ma chi se ne frega, cioè, bello, adesso io ho paura che, cioè, tanti giovani che si condizionano perché dicono poi mi fanno la flame, poi mi prendono in giro perché ho fatto quella cosa male, allora questa cosa poi viene. Invece no, ma va bene così, cioè bisogna disegnare, bisogna, come tu hai scritto, bisogna scrivere tanto per gli sceneggiatori, bisogna scrivere, buttare idee, la propria vita, quello che vediamo intorno, e anche col disegno, disegnare, perché così si crea. È l'unica maniera. Anche chi fa la scuola poi deve disegnare in sono convintissimo che la scuola non possa bastare. È un acceleratore. Io considero le scuole del fumetto un acceleratore. Esatto. Perché quello che ti fanno fare loro magari in 3 anni, tu lo faresti in 10, no? Sì, perché ti dicono subito tutti gli errori che devi evitare. Io non ho fatto la scuola del fumetto perché dopo il liceo artistico ho fatto la scuola di illustrazione. C'era anche un corso di fumetto all'interno con Mario Cubino. Però a me interessava perché, dicevo, mi aveva dato un'impostazione classica. Io volevo imparare le tecniche, no, dell'illustrazione, l'aerografo, l'acrilico, piuttosto come l'editoria, perché a me è sempre piaciuta l'editoria, quindi quello che volevo fare lo volevo vedere stampato. E quindi ho fatto la scuola di illustrazione, la super, quella del Castello Sforzesco, che ha avuto questo approccio qua. Ma intanto disegnavo per i fatti miei, no? Facevo varie cose e via discorrendo. E ovviamente erano brutti. Ovviamente c'erano delle cose ingenue, però c'erano anche delle cose carine, no? Quindi anche chi segue la nuova via del fumetto, no? Quindi che si inserisce sui social, dove tu prima facevi una cagata e nessuno ti diceva niente. Io lavoravo, ho fatto delle illustrazioni per una rivista di skateboard. C'era una rubrica che si chiamava Frittelle a rotelle. C'era uno skater che lui raccontava le schifo di robe che si preparava ipercaloriche, no? Cioè, tipo il primo piatto si chiamava la mappazza, cioè, quindi... e io disegnavo questo tipo che spiegava come fare. Quando lavoravo lì con Trentini si faceva un disegno, lo scansionavano e poi veniva pubblicata la rivista, ma i tempi non erano quelli di adesso, non sono quelli di Bonelli che prepara un anno prima. Ma comunque tu il lavoro pubblicato lo vedevi dopo 2 mesi. Non è che ce l'avevi a video, non c'erano i video. Facevi la illustrazione, davi al grafico, lo impaginava. Sì. Quando usciva in edicola, tu lo vedevi. Allora esce il primo numero. Ma sei immediato. Esce il primo numero, Frittella a rotella, e sto Cristo c'ha 2 mani sinistre. No. 2 mani sinistre, porca miseria, ma come? No, perché... è ambisinistro, scusa. No, Stefano, scusa. No, cioè, ci sono, no? Frega. Vabbè. Quindi io nel frattempo ne avevo già fatto un altro, no? Il mese dopo esce, c'ha 2 mani destre.
ambidestro e ambisinistro, cacchio, vedi, hai compensato. E da allora, dalle ammazzate che mi sono preso, dalle ammazzate che mi sono preso, perché le fai, cioè, allora ti dico, quei tempi si era quello attaccato alla schiena che si è preso le due mani destre. E niente, quindi per dire, cioè le fai ste cazzate e nessuno mi ha mai detto niente, a parte Trentini che mi fa, oh, ma ripigliati un attimo. Che è un po' sobrio quando disegni. E quindi, però per dire, nessuno me l'ha mai menata. Io capisco che adesso magari un ragazzo, una ragazza, e io ne seguo diverse che sono bravissime e magari hanno un po' di timore su queste cose qua, e pubblica su Facebook e arriva uno stronzo che gli dice, ah, quella roba lì fai cagare, no? Ah, quella, ah, ma è uguale a... No? E capisco che magari una c'ha 17 anni, 18 anni, ha messo amore, sì. Amore in quel disegno, no, amore proprio, perché ci metti l'amore, e si sente trattata così, e quindi si smonta. Però veramente non bisogna badarci, cioè per noi era più facile, perché al limite c'era quello lì che diceva, oh, ma che... Però anche i lettori non avevano feedback, io... I primi lettori che mi hanno conosciuto è stato quando ho iniziato a lavorare con Bugs Comics, che andavo a fare le fiere e vedevo la gente che mi chiedeva le white cover, no? E quindi poi leggevano la mia storia, mi parlavano, poi con Cronaca di Topolino, che si fa tanto lavoro di fiera. Sì, sì. Però prima ero un anonimo, nessuno sapeva chi ero, no? Uscivo in edicola, mio fumettino, sempre robe per ragazzi, piccole case editrici, però non c'era nessun tipo di feedback. Nessuno, era solo l'editore e te. Adesso quando uno iniziano a fare fumetti, iniziano a disegnare le loro cose, hanno magari questa potenza dei social che li pompano, perché magari fanno una roba, hanno un sacco di like, li tiene su e quindi via dicendo. Però poi c'è anche la gente che gratuitamente spesso va lì a criticare, no? E la cosa va inquadrata. Intanto, purtroppo, anche quelli che ti pompano non ti stanno comprando l'albo. Quindi se tu fai anche tantissimi like, non è detto che poi nel momento in cui pubblichi avrai un seguito. Quella cosa lì sono due cose scollate. Ma la buona notizia è che anche quelli che ti criticano lo fanno perché hanno qualche voglia di sentirsi, di dire, di fare. Qualcuno lo fa anche in buona fede, eh? C'è gente che lo vede e dice, gli do il consiglio. Ma la critica costruttiva è buona, però la critica costruttiva fa bene. Certo, bisogna vedere sotto che forma praticamente uno vuole fare la critica, perché cioè se è un insulto gratuito, non che critica. No, insulto no. Ma poi sai, delle volte anche il punto di vista, no? Per esempio, uno è convinto che il fumetto sia quello lì accademico, con la anatomia perfetta, tutto preciso, e anche in buona fede va a criticare magari un disegnatore, una disegnatrice che in realtà sta dando magari più importanza alla narrazione. Se voi guardate Ugo Pratt, lui non è che faceva il muscoletto per muscoletto, Le volte le mani, certo. Perché a lui non gliene frega mai niente. Lui vuole raccontare. Penso che però nelle carriere li schizzava solo, Lui li sapeva fare, lui sapeva fare tutto. Sì. Poi a un certo punto si è reso conto che non era così importante. Esatto. Era più importante la composizione, tutto quanto, il tempo. Penso che però se qualcuno vuole fare una critica costruttiva o comunque vede un'illustrazione di un disegnatore, prima cosa che si deve fare è svincolarsi dal concetto mi piace personalmente o non mi piace. Cioè io se devo osservare un'illustrazione, anche se non mi piace, io devo capire cosa c'è di buono e cosa no, appunto. Cioè non posso partire già prevenuto e dire guarda, non mi piace, non mi va bene, l'anatomia è perfetta però non mi piace, fa schifo, cioè quello è una cosa mia, quindi la cosa mia la devo tenere per me. Quello che invece voglio portare di positivo all'autore o al disegnatore di turno deve essere valutato su altri canoni, su altre basi, secondo me. Non lo so, ripeto, questa è la mia visione, cioè svincolarsi proprio dal concetto personale mi piace o non mi piace. Sì, è un'ottima osservazione tua, Ivan, secondo me. Secondo me è un'ottima osservazione. Sì, essere oggettivi, ma per quanto riguarda essere oggettivi bisogna avere comunque, a parte il rispetto necessario per quanto si va a fare una critica
per quando si va a fare una critica costruttiva, ma deve anche avere delle basi di conoscenza in modo tale da poter fare quella critica costruttiva. Molti, la maggior parte, non ce l'hanno fatta. Per quanto riguarda tutti i wannabe, tutti quelli che sì, vorrebbero fare il fumetto, c'è la loro storia da quando hanno 15 anni, 16 anni e roba varia, ma sono ancora lì, diciamo, nell'esercizio, nell'imparare, non sanno neanche se si vogliono più buttare sull'illustrazione, sul character, stanno imparando, quel target lì. Poi ci si differenzia attraverso il rispetto, ma un rispetto molto basilare, non c'è bisogno neanche di queste grandi reverenze, in fin dei conti. Molte volte questa cosa manca in base anche per quanto riguarda la tematica che uno vuole affrontare nel suo fumetto. Se vai a toccare certe tematiche, benché anche lo vai a fare con tutta la delicatezza del mondo, qualcuno che ti dovrà dire che quella cosa lì la stai facendo male, anche se non sa cosa tu stai facendo, ci sarà sempre. Ci sarà sempre, ma sì. Come qualsiasi altra arte, fra virgolette, cioè è una cosa con cui ci si deve aspettare, però capisco molto bene che fin quando si tratta di un ragazzo di 15 anni, 16 anni che si sta affacciando, magari c'è il trentenne di turno, nerd fissato con i fumetti, dice no, non li hai sbagliato, stai copiando quello magari manco lo conosce, se ne vede 4-5 che gli vanno addosso così e poi dice sai cosa c'è, andatevene a quel paese, faccio i fatti miei. E poi tutto lì, poi va a varie cerchiettacce del nulla, poi del nulla, quello è bello. Ma sono sempre cose che riguardano più l'underground, quando poi si va a trattare persone che effettivamente fanno, la storia cambia relativamente, diciamo, sì. Cambia molto relativamente. Hai perfettamente ragione. Io è più una cosa che... sui wannabe, insomma, sì, è una cosa che puoi notare. Tanta gente incontrata in fiera, professionisti molto più navigati di me, mi hanno sempre dato buoni consigli, no? Io, Dante Bastianoni, sono stato liberato e ti ricordi? Sì, mi ha dato un sacco di consigli e li dava a tutti, tra l'altro, no? Ma io questa cosa l'ho vista, quindi sì, non vedo queste grandi rivalità, cose all'interno, diciamo, almeno dell'ambiente che ho potuto vedere io. C'è più una voglia di aiutare, no? C'è questo autore che è bravo, magari fa questa cosa qui, lo presento, io ho presentato un sacco di gente, Cronaca di Topolino, sto magari un po' più schiscio perché non vorrei passare per quello che porta i suoi amici, no? Per cui io dico, guarda, c'è questo qui che secondo me è bravo, guardalo, no? Poi... Sì. Ma come giusto che sia, qualcuno l'hanno preso, qualcuno no, perché magari non era lo stile che cercavano, però insomma, cerco sempre di dare un giudizio sincero, no? Anche perché anche con me è stato così, cioè, ho dato un giudizio sincero su quello che era le cose che facevo bene, quelle un po' meno bene, e quindi le cose che facevo bene, ok, quelle altre ci lavoravo. E quindi sì, le nuove vie del fumetto... e anche esplorare cose veramente differenti, anche raccontarsi in un modo nuovo, cioè anche questo strumento qua digitale, bisogna capire delle cose. Il fumetto, per come l'ho conosciuto io, aveva dei numeri quando ero bambino che erano spaventosi, centinaia di migliaia di copie. Mamma mia. E sì. Adesso no, adesso è diverso. E quindi c'è la rete che però offre delle possibilità anche con i webcomic. Bisogna però avere le idee, secondo me, molto chiare di che cosa si vuol fare. Cioè, se deve diventare una fonte di guadagno, per esempio, adesso c'è questa cosa delle commission, no? Io non le faccio perché non ho tempo e anche ho delle resistenze su quello che è il lavoro del fumettista, no? Allora, capita che magari c'è questa cosa che qualcuno di bravo vede che con le commission inizia a guadagnare bene. Quindi, e continua a fare commission. Ma non è il suo lavoro. È un lavoro nobilissimo che è paragonabile a quello del pittore o dell'artista di strada. È un carissimo amico che dipinge per strada, fa delle cose meravigliose. Ed è un lavoro nobilissimo che a me trovo assolutamente... per certi versi anche più dignitoso di tanti fumettisti che lasciamo perdere. E quindi anche commission, assolutamente, però bisogna avere le idee chiare.
Perché se tu sei un fumettista devi fare fumetti. Che non è detto che devono essere sei vignette, tre strisce con due vignette l'uno. Può essere, per esempio, come c'è un modello adesso che sta andando molto forte, che si chiama Manga Calot, che sono delle cose orientali, ma secondo me da tenere d'occhio. Sono dei siti un po' tipo verticalismi, però differenti, dove tu hai delle vignette bianche che scorrono e il tuo fumetto è praticamente non è più in una gabbia. È verticale, verticale, ma c'è anche tanto bianco, no? Perché per esempio su quel sito lì io vedo delle pagine di manga messe lì così, che non funzionano per niente, perché la lettura è in questo modo. Poi ci sono dei coreani invece, che probabilmente vengono da un tipo di fumetto fatto per i cellulari, perché mi danno un po' quest'idea, dove usano tantissimo bianco. Cioè tu scorri e hai una vignetta magari definitissima, poi hai il balloon nel bianco, poi hai il primo piano, e hai un tipo di regia completamente nuova, una nuova via del fumetto, nuova. Ci sono pensati probabilmente per scorrere dal basso verso l'alto. Per scorrere sul cellulare così. Esatto, esatto. E analizzandoli poi vedo che il tipo di lavoro che fanno, no, rispetto ad avere una vignetta che tu la riempi, cioè una pagina che riempi di vignette, che se però tu la estrapoli dal contesto della pagina, è pesante, perché se io mi guardo sul cellulare le vignettine piccole e le ingrandisco, ma chi lo fa? Chi lo fa? E invece cosa succede? Che questi autori hanno trovato un approccio veramente evoluto allo strumento. Cioè Bonelli nasce con quelle strisce, queste strisce qua, no? Esatto. Che erano ristampate, perché nel dopoguerra c'era poca carta, dovevano costare poco i fumetti e quindi pubblicavano le strisce. Quando è entrato un po' di benessere, cosa ha fatto Bonelli? Ha preso tre strisce, le ha messe assieme e è venuto il formato quaderno. E quello è il motivo per cui Bonelli fa le pagine a tre strisce, no? Perché ha preso proprio queste cose qui. Ma quello era uno strumento, era un formato intelligente pensato per quel periodo, pensato per un periodo che erano gli anni 50, dove c'era povertà diffusa, non c'erano tante cose. Allora, fumetto doveva costare poco, era come andare al cinema, tu te la leggevi così, ed era un formato geniale. Il formato comic book, sono tutti, piuttosto che quello francese, no? Sono tutti figli dei loro tempi. Quindi nel momento in cui arriva qualcosa di nuovo, no? Quindi c'è un formato diverso che è il digitale, non si può continuare a ragionare su un formato che è nato in un periodo completamente diverso, con una fruizione completamente diversa, e pensare che vada bene. Bisogna ragionare su nuovi modi di fare fumetti, no? Quindi poi lascio perdere il discorso stile, America, Giappone, sono tutte cazzate, sono sempre fumetti. Però tu puoi essere un africano che disegna in stile francese, puoi essere un belga che disegna in stile giapponese, puoi essere un tedesco che disegna comic. Va bene tutto, cioè, però il formato secondo me bisogna che noi disegnatori soprattutto, e poi sicuramente gli sceneggiatori che lo devono scrivere, anche se apparentemente è sempre la stessa storia, però la regia cambia, cioè, esatto. Quindi tutti gli autori dei fumetti devono cominciare a ragionare su una via diversa del fumetto, che non è seguire quello che c'è stato finora, perché voglio dire, se tra qualche mese, ho fatto questa cosa un po' apocalittica, ma se tra qualche mese i numeri scendono del fumetto, è evidente che qualche disegnatore non pubblicherà più. È evidente che qualche disegnatore che magari poteva aspirare a qualcosa, non può più aspirarci, perché non ci sono, no? Ci sono ridotte, certo, e via dicendo. Certo. E allora, però, questo non vuol dire che ti arrendi, vuol dire che dici, ah vabbè, basta, non lo faccio più. Fai degli esperimenti. Trova qualcosa di nuovo, perché secondo me magari è un momento, come era quello del dopoguerra, dove ci sono pochi soldi, però pochi soldi investiti magari su qualcosa di digitale che ti costa poco, che boh, ti fai un abbonamento, qui i modelli di business sono tutti da sperimentare, però pensato per quel device, non che prendi e trasporti, può essere la salvezza per tanti disegnatori, soprattutto quelli che non sono ancora così bloccati, incasellati su un formato che magari fanno da 30 anni e che quindi possono provare più difficoltà a staccarsi.
tanti autori che magari tra qualche mese non gli sarà negata la possibilità che gli sarebbe toccata magari se questa situazione non si fosse verificata, però possono, proprio pensando in maniera diversa, almeno io me lo auguro, trovare qualcosa magari anche meglio, magari anche più popolare, più affine. Quindi le nuove vie del fumetto, secondo me, è ragionare senza limiti. Allora dire, c'è stato tutto questo nel passato, va bene, non è detto che domani ci sarà, ma non è detto che è una tragedia. Potrebbe essere qualcosa di nuovo e bellissimo, come è stata la striscia, come è stato il quaderno, come è stato Stan Lee quando ha fatto i supereroi con super problemi, no? Bisogna innovare, bisogna avere idee. Quindi come fumetti noir, che è stato Diabolica, poi Criminal, cioè secondo me io vedo anche nel fumetto tanto pessimismo, dire ah, le cose vanno male, no, è tutto triste. No, va bene, cioè sta finendo un ciclo. Cioè non bisogna mettersi la benda sugli occhi e dire sarà sempre tutto così, io farò le mie 10 tavole al mese, con queste 10 tavole ci camperò. Luciano, sai cosa? È che tanti pensano al concetto di crisi dicendo crisi uguale va male. Non è vero, quando parli di crisi, proprio del concetto base di crisi, in realtà crisi vuol dire analisi. Tu sei arrivato a un punto di partenza che dici, ok, la situazione è così, io faccio l'analisi di quella situazione e in base a quella situazione cosa faccio? Trovo una soluzione. Cioè semplicemente dire, per esempio, adesso il fumetto va male, il fumetto è in crisi, i lettori sono diminuiti. Ok, lo dici e cosa hai risolto? In realtà, per esempio, volevo far notare una cosa importantissima, che questo che stiamo facendo in questo momento è una via per riuscire a costruire un ponte fra i disegnatori e sceneggiatori di fumetti e il pubblico, i lettori, costruire un nuovo modello di lettori più attenti. Cioè io quando ho sentito la testimonianza tua di Salvatore e quando vedo anche Giuliano, io vedo persone, io non è che vedo solo sceneggiatori staccati che pensano ai cavoli loro, che si fanno le trippe mentali, o disegnatori che pensano solo a disegnare. In questo momento io ho davanti tre persone che hanno la loro vita, che vivono tranquillamente come tutti e che hanno una voglia, una grandissima voglia di comunicare, come? Tramite sceneggiature, tramite disegni, tramite il contatto anche con il pubblico, incuriosire il pubblico. E secondo me questa cosa è una cosa bellissima, perché effettivamente parlando, spesso e volentieri, sembra quasi che lo sceneggiatore e il disegnatore sia su un altro universo. Ma non è su un altro universo, è una persona che vedi tutti i giorni. Una persona che, come fa Salvatore, finisce la sua giornata, si mette davanti al PC e dice, ok, io ho una storia da raccontare, la scrivo. Stessa cosa Luciano, io cacchio ho un disegno da tirar fuori, io voglio comunicare questo con il mio disegno. Stessa cosa Giuliano, io ho da dire un qualcosa, cacchio, e impara anche dalle vecchie generazioni. Io voglio dire questo. Penso che i lettori che vedono voi si riavvicina nuovamente a quello che proprio è il fumetto, l'arte del fumetto, e questa è anche un'altra via, un altro modo. Un'altra cosa particolare è che a parte le fiere, il boom che c'è stato in questi anni poco prima di ciò, ma quanta gente conosceva veramente fisicamente l'autore o lo sceneggiatore o il disegnatore? Quanto potevi veramente avere a che fare con lui per conoscerlo, per innamorarti della persona e di conseguenza dare fiducia al suo prodotto. Anche per questo motivo, secondo me, è sempre rimasto un po' chiuso il fumetto, perché non si conoscevano le persone che facevano parte del fumetto, non si sapeva come la pensavano, come parlavano, in che modo interagivano. E quindi tu, e semplicemente se ti piaceva la storia, la prendevi, ma tutti quei nomi che c'erano scritti, sceneggiatura, bozzetto, nessuno sapeva effettivamente chi erano, potevano essere interscambiabili, rimanevano i personaggi, come hanno fatto in America, che sono 70 anni, 80 anni che vanno avanti con gli stessi personaggi ormai, ricambiandoli in mille modi diversi, ma delle persone che hanno fatto quella storia lì, in quanti lo conoscono se non gli appassionati. Un modo, secondo me, per attirare persone è semplicemente il farsi conoscere, sapere io
di chi vado a comprare quel prodotto, che tipo di storia mi posso aspettare da quella persona, di che cosa parla. Questo è sempre mancato ed è la cosa basilare a livello di comunicazione che c'è in tutte le altre arti, nella musica, nel cinema. Tu conosci l'attore nel cinema, nella musica tu conosci il cantante, sai più o meno come la pensa a livello sociale, politico, quello che ti pare. Quindi hai già un diverso approccio alla sua arte, al suo prodotto. Per quanto riguarda il fumettista, ancora adesso incomincia ad emergere la persona. Già il fatto stesso di questa cosa che stiamo facendo noi, che è la cosa più basilare del mondo, mettere tre autori, in questo caso quattro, che si parlano e si conoscono e si vede in che modo interagiscono con gli altri, questa è una cosa che paradossalmente c'è stata troppo poco. E di chi ricordiamo negli anni passati che faceva questo? Pazienza, perché Pazienza andava in TV, si vedeva, altri autori si vedono, quelli che sono stati visti, quelli che si sa di che cosa, si sa in che modo parlano, in che modo si mostrano. Allora tu in quel modo lì sai chi è e compri il prodotto. È una cosa estremamente banale quello che sto dicendo, è proprio la base. Ma è una base che è mancata per troppo tempo e mi fa strana, come mi è strana come cosa. Voi che siete del settore da tanti anni, perché c'è stata questa mancanza? Perché per tanti anni c'è stata questa mancanza che ha impedito, secondo me, alla gente di avvicinarsi al fumetto come medium? Sinceramente non saprei. Io ci ho impiegato anni a dare un volto a Sergio Bonelli, a dare un volto a Galep, se non qualche piccolo ritratto che intanto si poteva vedere in giro. Sinceramente non so, perché forse si è sempre pensato, la sparo così, proprio en passant, che forse il fumetto non era culturalmente forte. Non so come spiegare. Qualcosa più troppo di nicchia. Un modo di narrare di serie B, la butto così, non è una mia idea. Forse solo da una decina d'anni, 15, forse 20, magari appunto con l'avvento delle fiere, si è capito che forse era meglio dare un volto a quelle firme, agli autori, farli conoscere al pubblico, capire perché fanno quello che fanno, perché raccontano quello che raccontano, che disegnano quello che disegnano. Addirittura la Bonelli, se non mi sbaglio, non metteva neanche gli autori, non venivano citati all'inizio della storia. Se non mi correggimi, Luciano, se dico una stupidaggine, dopo qualche anno lo firmava. No, vabbè, Bonelli, Gelli Bonelli, già lui li firmava e all'inizio della prima pagina, vabbè, vediamo questo caso, fuori testo di GL Bonelli c'era scritto, e poi c'è il titolo dell'avventura. Sì. Ma su Zago per parecchio tempo mi sembrano sono apparsi i credits. Forse il primo approccio con i credits credo che sia stato ad opera di Stan Lee con i Fantastici 4. Nella splash page iniziale c'è scritto Stan Lee più Jack Kirby. Fu il primo Stan Lee a dare una piccola notorietà agli autori dei fumetti. Giusto. Allora, in realtà i nomi venivano fuori perché, per esempio, Captain America era di Simon e Kirby negli anni 40. C'erano già firmati. Però, anche perché erano abbastanza delle celebrità loro in patria. Tutti i fan della Marvel sanno che Stan Lee era il garzone che andava a comprare i sigari a Jack Kirby quando era ragazzo. No? Era la star. Sì. Perché aveva faceva Capitan America che vendeva l'impossibile, no? Negli anni 40. Sì. E poi ha fatto la guerra, lui è entrato in guerra, quando è tornato le cose sono un po' cambiate, l'hanno vessato non poco, devo dire. Però Stan Lee è vero che dava risalto, anche se comunque i nomi apparivano molto, no? Cioè c'erano sempre nel Corriere dei Piccoli, li trovavi, piuttosto che gli altri giornalini. Però magari, o anche Lancio Storia, no? Per esempio, c'è la storia di Cicogna, disegni di Freghieri, no? Testo di Collins, disegno di Robin Hood, che è tu sei la reincarnazione di Robin Hood, che scriveva l'impossibile, no? Proprio, cioè, metà Lancio Storia e Scorpio era Robin Hood, che faceva tutto. No? Però per dire, è vero che erano solo un nome. Secondo me ci sono più motivi.
c'erano più motivi differenti, per cui fino adesso siamo rimasti molto indietro, no? Cioè in trincea, mentre i personaggi e le storie erano in prima linea. Un po' anche gli editori non avevano un grande interesse a promuovere un autore, perché poi magari poteva essere rubato da qualcun altro, no? Questo è la parte negativa, secondo me, dell'editoria, perché non ci dimentichiamo che comunque tanti autori negli anni 60 facevano la fame, okay? Se c'era un boom venivano pagati 2 lire e dovevano produrre tantissimo, no? Per cui se poi questo qui, non dimentichiamoci anche che si tenevano le tavole, no? Uno faceva la tavola, gliela dava, questo se la teneva, quindi non c'era più niente. Diventava un meccanismo per tenere più legati a sé i disegnatori, no? Quindi c'era da un lato un aspetto di sfruttamento e di questa cosa qua, no? D'altra parte i fumettisti avevano pochi sbocchi, no? Di comunicazione, perché le fiere non c'era Lucca, però era un po' Bordighera, per appassionati. Forse. Sì, Bordighera, però era un po' per appassionati e non era per il grande pubblico. Il grande pubblico conosceva magari gli autori, soprattutto grazie al grandissimo lavoro che ha fatto Vincenzo Mollica, che era appassionato di fumetto, no? Quindi li portava in Rai, portava queste cose qui, però erano marginali, cioè c'è stato, quando c'è stato Super Gulp in TV, poi si vedeva il Bombi, si vedevano altre cose, no? si parlava un po' di più di fumetto. Quindi diciamo che d'altra parte il cantante lo devi vedere che suona, no? È vero, puoi comprare il disco e metterlo lì, però il fumettista non lo vedi che disegna, no? Compri l'albo. E per molto tempo c'è stato avanti questo discorso qui. Poi è vero che il musicista ti piace quello e compri i suoi dischi, non ce n'è. No? Non è che tu compri sempre dischi diversi. Però all'epoca si pensava che i disegnatori, i sceneggiatori fossero interscambiabili, era più una produzione tipo un architetto, un geometra, no? Che fa cioè, parliamo di pubblicità, voi quanti pubblicitari di nome conoscete? No. Certo, eppure hanno creato il nostro immaginario collettivo, no? Esatto, pure io facevo i layout. Pubblicità che è una forma d'arte eccezionale di cui non vi è mai fatta menzione. Vedi. Questa è una cosa, è una forma d'arte, la pubblicità in sé per sé, che non delle viene mai citata, mai. C'erano delle categorie che semplicemente rimanevano indietro, no? Ma anche sull'illustrazione, cioè io vi dico Studio Ink e voi pensate a un tatuatore. Invece uno studio di gente che ha inventato il design dell'illustrazione negli anni 70 qua in Italia, gente come Libero Gozzini, eccetera. Cui è vero, ci sono delle categorie che sono un po' separate, quindi un po' è proprio congenito, un po' magari c'era qualche editore in malafede. Un po' magari c'era anche il discorso che il fumettista doveva produrre tantissimo e non aveva tanto tempo per esporsi. Secondo me è una serie di concause. Oggi il fumetto è molto più vicino alla musica, no? Prima tu facevi la tua tavola, consegnavi, basta. Non sapevi quando la pubblicavano o meno. Adesso la devi promuovere, perché se vai alla fiera tu hai quei 5 giorni in cui devi far fuori la tiratura, o almeno l'80% della tiratura, no? Perché così inizia a guadagnare. E allora il disegnatore è un po' uscito dal guscio, è un po' dalla sua stanza, dal suo tavolo da disegno, che diventava il centro della vita. E questo ha fatto un gran bene anche ai disegnatori, che magari hanno conosciuto altri disegnatori, si sono scambiati i pareri e altre cose. Però secondo me prima non c'era proprio neanche l'idea dell'autore come l'abbiamo noi, tranne pochi star, che comunque vedevi poco, non vedevi tantissimo, no? Però le conoscevi perché la Rai ti mandava al servizio, c'era magari qualche cosa, via dicendo. Però lo spazio dedicato, per esempio, ai cantanti era 1000 a 1 rispetto ai fumetti. No, per cui sono d'accordo con te, è una cosa molto importante perché a me piace sto gruppo qua e mi compro tutti i dischi sistematicamente, no? Poi magari mi piace anche il genere, però è la band a cui io sono affezionato, e quindi e quindi questa è un'altra via intelligentissima che hai tirato fuori tu, che è quella di avvicinare gli autori ai lettori. Quindi te l'appoggio assolutamente. Madonna, quanto siamo seri stasera. Mamma mia.
Come dobbiamo prendere? Ma io infatti prima leggevo in chat, che ridevano, ma non so perché, che siamo stati serissimi. Prima leggevo, no, Madonna, che risate, aspetta, sto ridendo con le lacrime perché non posso sghignazzare sguagliatamente, dice Andrea Manfredini. Però non lo so perché, male, vabbè, cosa buono. Fatto, no, ma io mi sono rompendo le balle, cioè. Forse sono io che faccio le faccine, non lo so. Bravo, continua. Sono troppo io che in qualche modo sono il più comico, non lo so. Ma infatti è questo il motivo, quando si parla della nuova via del fumetto, è semplicemente costruirla perché c'è stata da tanto tempo, per troppo tempo, proprio una mancanza per quanto riguarda la comunicazione dell'autore che tu sai chi è. Adesso ce ne sono, incominciano ad esserci magari ragazzi che in qualche modo si fanno conoscere su YouTube, in qualche modo si fanno conoscere su altri tipi di social, anche andando magari su certi estremi e andandosi a targetizzare su certi tipi di tematiche, quindi in un certo senso anche fossilizzandosi troppo, ma quella è una loro scelta. Ma quello che è mancato per troppo tempo è il sapere io con chi ho a che fare, perché devo comprare la storia tua? Per quale motivo? Tu che cosa mi vorresti dare? Tu chi sei? Cosa mi vuoi comunicare? Qual è il tuo pensiero? Giusto per farmi un'idea. Poi magari mi sei anche simpatico, leggo quella roba che fai e dico, Madonna mia, ok, ti do fiducia per la prossima volta. Mm-hmm. Questa è una cosa che, nella mia ignoranza, dico che è mancato un bel po' di tempo. E ripetendo quello che ho detto prima, quello che stiamo facendo qui è la cosa più basica del mondo, ma che veramente io non so quanti altri hanno fatto, per dire. Non so quanti altri disegnatori, fumettisti o sceneggiatori si sono messi insieme giusto per farsi conoscere, giusto per dire la loro, dove da lì magari può crearsi un humus per creare altro. Questa è una cosa che io non lo so se c'è stato, se c'è. Beh, ci sarà dove quello poi. Quello è brutto e deve cominciare ad esserci. E poi un'altra cosa che bisogna far capire anche ai ragazzi con iniziare, bisogna stare tranquilli, molli, non bisogna stare là a pensare, io devo fare questa cosa qui perché scappa, perché questa cosa qui spacca e devo fare i milioni dei miliardi, vado direttamente dai giapponesi a proporre il fumetto. No. Cioè, vabbè, io fai quello che devi fare, impara, tranquillo. Il fatto di aver raccontato il mio approccio al fumetto, che ho subito provato con la Bonelli, non vuol dire che altri devono fare così, cioè nel mio sogno perfettamente l'ho provato e è andata bene, cioè, da tutto punto di vista. A parte questo te giustamente sei una delle eccezioni, una persona estremamente professionista che sa quello che fa ed è capace di mantenere quel carico di lavoro ed essere estremamente coerente, perché te c'hai tantissimi anni alle spalle, sai quello che fai ed è un talento che pochi hanno. Se riesci a fare, riuscendo già a fare questo, è un talento che pochi hanno, a prescindere, a parte i giudizi vari. Il fatto è questo: i ragazzi che si approcciano ovviamente non devono essere spaventati dal fatto che un professionista riesca a portare avanti una certa mole di lavoro, ma devono semplicemente capire che la cosa in qualche modo è possibile, ed è possibile, con un certo metodo, facendo i vari step, imparando e capendo in che modo, in che mondo è quel tipo di lavoro, come si lavora e come si fa. Perché bisogna farlo? Perché se tu lo conosci puoi cambiarlo, solo se tu lo conosci. Se tu non lo conosci e te lo inventi da zero, inventi un'altra cosa che poi quando tu ti vai ad approcciare con i professionisti per pubblicare un tuo fumetto, parti da un mondo totalmente che non conosci, che non hai idea di come si fa, almeno per quanto riguarda l'approccio. Poi per quanto riguarda le autoproduzioni, che quello è un altro mondo, quella è una palestra immensa, ma a 360 gradi dell'editoria. Lì diventi una persona che può essere competente non solo per quanto riguarda il lato artistico, ma anche per quanto riguarda il lato proprio della produzione in toto del fumetto. Saper scegliere la carta, saper scegliere l'editore, cioè saper scegliere la tipografia giusta e tutto quanto, quello è già un'altra cosa. Ma per quanto riguarda il farsi conoscere, quello è quello che adesso stanno puntando i ragazzi. In un certo modo anche in una maniera un po' aggressiva, perché sta arrivando tutto di botto da quando ci sono i social. E non dico da quando ci sono i social all'inizio di Facebook. E non dico da quando ci sono i social. Scusami. Forse questa cosa del tutto è subito, cercare di fagocitare tutto,
avere tutto troppo in fretta immediatamente, non so, magari per quello, Giuliano, mi rilascio quello che hai detto poco fa. Sì e no, anche perché comunque essendoci tantissima concorrenza in questo momento fra tutti quelli che vorrebbero incominciare ad approcciarsi al mondo dell'editoria e pubblicare i propri fumetti o con case editrici o con autopubblicazioni, c'è un'estrema concorrenza, anche se non troppo spietata. Però la frecciatina, la cosa, ma quello è così, ma quello è colà, ma quello fa parte di quel gruppetto lì, che comunque stiamo parlando dello zero, stiamo parlando proprio del livello base a cui io appartengo attualmente, che comunque mi rendo conto che per via di questa cosa molti si vanno ad estremizzare in certi concetti e in certi modi di fare il fumetto, che in realtà al posto di portare una progressione si fossilizza, perché magari, che ne so, c'è la nicchia del fumetto manga yaoi fatti in un certo modo con certe cose, e ci sono quelli che fanno solo quello e si specializzano in quello, non vanno ad evolvere quel tipo di nicchia, ma lo vanno a fossilizzare magari estremizzando certe cose, e quindi si vanno a creare diversi tipi di fossilizzazioni, ma dovuti alla ramificazione che c'è fra tutta questa gente che cerca in tutti i modi di pubblicare e di fare. Un'altra cosa che ho notato però è che questa gente è molto molto raramente si mette insieme per fare delle cose, per vari motivi che possono essere il non saper lavorare insieme, antipatie, il fatto che magari per un motivo o per un altro uno rinuncia, possono essere vari motivi. Io stesso ho rifiutato di fare alcune cose con alcuni ragazzi perché non mi convincevano le cose che volevano fare, il come. Fatto sta che è un problema che ha impedito molto l'evoluzione. Scusatemi se sono stato lungo. Ma è molto interessante, perché tu ci dai il punto di vista della tua generazione, no? Sei quello, certo, che ha più, certo, il polso appunto dei nuovi, che e comunque sono i nuovi che hanno più responsabilità in questo momento di cambiare il fumetto, no? Però sai cosa? Una cosa bella è che magari certi cavalcano l'onda della moda, magari del manga, magari lui ha detto del manga yaoi, no? Però era un esempio, come ce ne possono essere mille. Esatto, è un esempio. Può essere anche il manga shonen, il manga shoujo, oppure anche il comic d'azione. Il voler fare le cose uguali a Naruto, il voler fare le cose, esatto, a quello, il voler copiare il Bonelli. Vabbè, ma c'è sempre stato, quelli che disegnavano l'uomo ragno. 10.000 cose diverse. Sempre quello. Forse che, come diceva lui, tanti cavalcano l'onda del momento, prendono di mira quel tipo di target, ma non sanno perché. Cioè, se uno viene da me, ad esempio, mi chiede, ma tu Ivan perché adesso stai facendo manga o perché stai usando queste tecniche? Io lo so il perché, e so anche perché ho preso queste tecniche e ho sempre detto le sto reinventando. Cioè, io non è che sono andato a prendere le tecniche giapponesi, vado a scimmiottarle e faccio la faccia a scudo, ho fatto un manga. No, io ho detto, ho preso una cosa che è comoda, l'ho reinterpretata a modo mio, l'ho unita con gli studi classici che ho fatto, praticamente studiando gli spugnati di Dino Battaglia e Corrado Roy, e cercando di fare un qualcosa che sia mio e comodo da gestire. Io uso queste tecniche perché sono comode, mi permettono di fare tante tavole in poco tempo. E perché guarda che si nota, Iva, guarda che si nota che la tua è un'impronta molto personale, si vede benissimo, lo si percepisce nel quello che vedo io, Si capisce, veramente. Tu fai proprio anche un percorso preciso. Anche quando vengono a propormi delle storie, io non è che dico, perfetto, mi proponi una storia, sì, è quella. No, io dico, questa storia com'è? Ok, questo stile che effettivamente io uso può sostenere la storia. Quindi, sì, certo. Cioè, è quello. Non è che uno viene, c'ho la storia horror, adesso l'horror va di moda, dai che la facciamo, spacchiamo il mondo. No. Non funziona così. Tu vieni un po' come quando si vedono, che ne so, proprio in questo periodo stanno uscendo in giro per il mondo 4-5 fumetti che parlano del Covid. No, veramente. Che parlano del Covid. Grazie. Cioè,
per dire, no? Uno più brutale. Tu comunque ci metti il tuo lavoro, ci metti il tuo tempo, ci metti le tue competenze per fare quella roba lì. Ma proprio buttate all'aria. No, ma è proprio cattivo. Perché cosa mi vuoi raccontare in quel momento? Quando si vuole parlare di un certo periodo storico, ma prima lo devi vivere, lo devi passare, lo devi somatizzare. Ma me lo vuoi raccontare così? Cosa mi racconti? No. Cosa? No. Mi puoi raccontare una tua esperienza personale che hai vissuto, ma proprio cosa mi vuoi raccontare? Questo è un problema, ma è un problema derivante proprio al fatto che adesso ce ne sono tantissimi e ci sono 10.000 ramificazioni di quello che può essere il fumetto. Il tempo lo dirà quale, diciamo, strada vincerà, chi porterà avanti certe cose, quali nuove scuole, fra virgolette, verranno fuori, ma non bisogna più pensare a livello italiano, bisogna pensare a livello mondiale. Un'altra domanda stupida che mi viene in mente, ma a cui veramente non ho mai trovato risposta: perché non si parla mai del fumetto indiano, del fumetto russo, del fumetto cileno, di quello brasiliano, di quello che fanno in giro veramente per il mondo? Si sa di quello che si fa in America, in Italia, in Francia, in Giappone, Corea, del resto non si sa nulla. Per quale motivo? Perché fanno schifo tutti gli altri? Cioè, perché? Non lo so, le storiette argentine erano importate qua dall'Euro Editoriale, che adesso da un po' penso che non facciano più, non so il perché non lo facciamo più, non lo so. Le io ho conosciuto Bonelli. Disegnano tutti i tex. Gustavo Trigo era patrimonio argentino, poi si accasò anche io la Bonelli con Dylan Dog, Giulia e altre cose ancora, non quello. Comunque, cioè, io ho conosciuto nel senso che conosco dal punto di vista artistico autori dell'Historietas, che sono stati i grandi Dago di Robin Hood, che vabbè, lui è un apolide, quindi fa parte del popolo, in giro per il mondo, un paraguayano, insomma, di varie nazionalità, un apolide. E poi i grandi disegnatori, ad esempio, i due Breccia, padre e figlio, mamma mia, sono enormi, cioè veramente disegnatori pazzeschi. Poi c'è ancora Belgrano Oestrel con il suo Eternauta, Solano Lopez, Riccardo Barreiro, Guanzanotto, mamma mia, gente proprio veramente. E adesso sono tutti gli argentini questi, tutta la scuola argentina. Possono in America, un po' in Bonelli, poi però, stranamente, il resto del mondo, Russia, India, allora, Cina, vabbè. Africa, perché in Africa non ci può essere qualcuno che fa fumetti? Perché non si sa nulla di quel folle che fa fumetti in Africa? O di quella scuola che magari c'è? Allora, io avevo letto di quella scuola che magari c'è in Sudafrica, Città del Capo, che fa un fumetto, perché non c'è? Data la risposta data Ivan. Sono più intelligenti. Scusami, non ho sentito. Dedicano il loro tempo a cose più costruttive. Ah, un cantante, se si vuole informare della musica che c'è in giro per il mondo, lo sa che tipo di musica c'è in giro per il mondo. Un fumettista, se vuole sapere il fumetto che fanno in Africa e in Russia, se lo deve andare veramente a cercare nella decima pagina di Google, per dire. Ma anche una rete che mancano pezzi, allora, mancano veramente pezzi, ma è una cosa molto strana, che io non so per ignoranza mia, ma per questo chiedo. Ma è anche una questione culturale, nel senso, non è detto che tutti lo facciano. Per esempio, noi siamo in Europa e abbiamo la Germania, no? Che fondamentalmente è un tipo di cultura vicino alla nostra, che ha prodotto praticamente pochissimi autori di fumetti, quasi nessuno. No? Che ne conosco. Non saprei farti un nome di autori. Schultes, adesso non mi ricordo il nome, però era tedesco. Credevo, però, per dire, fosse tedesco, invece no, sì? È spagnolo. Manfred Sommer. Sì. Ma io forse fosse tedesco. No, vabbè, è un discorso culturale, cioè se non... Certo. Non... E a me è capitato di prendere una edicola che faceva le cose strane, dei comics filippini, no? Sì. Che erano molto vicini ai fumetti americani, no? Erano storie horror, storie brevi, tra l'altro stampate in modo strano a due colori che cambiavano, no? Rosso e nero, piuttosto che altre cose, prodotto abbastanza povero, dei disegnatori anche notevoli, no? E quindi
c'è questo mercato. All'est comunque va forte la scuola italiana. Allora, la cosa che noi tante volte non ci rendiamo conto è che siamo la quarta potenza mondiale del fumetto. Gli Stati Uniti, il Giappone, ambito franco-belga, e l'Italia sono queste. E in un periodo avevamo dei numeri che era, ce la giocavamo con dei continenti, perché non eravamo tanto distanti dai numeri che facevano gli americani, no? Giappone è un mondo a parte. Sì, ma poi negli anni 60 erano delle cose da brivido, no? Proprio nel momento in cui l'America invece il fumetto era in crisi, per dire. Che... Sì. E quindi è chiaro che per noi è normale, no? È come, un po' come l'arte in Italia, ce l'hai ovunque e via dicendo. Però non è detto che questo media in altri paesi si sia sviluppato. Io ricordo su Eureka aveva pubblicato dei fumetti fatti a Cuba, no? Interessantissimi. No? Sì, la versione quella di Castelli e Silver, forse, quella edizione lì. No, appena prima. Prima. Però mi sembra che erano già in redazione. E poi vabbè, loro facevano un lavoro bellissimo, proprio quella serie lì di Castelli e Silver, in cui analizzavano argomento per argomento, erano albi tematici. Era meravigliosa. Sì, erano albi, bravo, sì. Parlato dei manga, credo che sono i primi a pubblicare Tezuka, quelle cose lì. Mm. Però ecco, secondo me, pur con i nostri numeri risicati di oggi rispetto a quelli degli anni 60, comunque è una cosa molto italiana. Una cosa molto italiana, molto franco-belga, molto americana, molto giapponese. Però, per esempio, in Giappone non si leggono tanto i fumetti stranieri. Cioè, anche i Marvel sono una roba di nicchia, no? Vai nella fumetteria che hai i fumetti e trovi l'albo Marvel, ma non lo trovi nel chiosco, come da noi. Cioè, da noi c'era tutto, c'era Giappone, c'era America, c'era Spagna, c'era Argentina, era un paradiso. No? Cioè, sì, anche in generale chi legge manga molto, molto spesso legge solo manga. Ma i giapponesi gli fanno cagare gli altri fumetti, diciamo, proprio il popolo giapponese, perché è una narrazione che loro non capiscono. È proprio come tipo di struttura, sì, sì, no? Loro sono abituati intanto al bianco e nero, a un certo tipo di narrazione. La nostra narrazione tante volte è più casuale, no? Ha proprio dei meccanismi che Ivan conosce molto meglio di me su come si racconta un manga, però alla fine sono sempre fumetti. Allora noi magari abbiamo un'apertura mentale maggiore e diciamo, vediamo come fanno i fumetti in Francia, vediamo come fanno i fumetti negli Stati Uniti, vediamo come ne fanno. E siccome ci piacciono i fumetti, li leggiamo tutti. In America... Quindi diciamo, l'Italia si trova in questo centro culturale fra l'America e il Giappone, diciamo. L'America e la Francia prendono l'influenza del mondo. Blueberry, vogliamo parlare. Però voglio dire, in America ve lo vedete che prendono, che ne so... Non stiamo leggendo neanche una domanda, mannaggia. Mamma mia, vero. Che è la del mondo. Abbiamo fatto anche una certa. Anche una certa ora, ragazzi. Io direi che leggi un po' di cose, diamo un po' di risposte, poi ci vediamo venerdì prossimo. Sì, dai. Ma infatti abbiamo... la gente si rompe. Abbiamo canne sul fuoco ancora. Ah, bello quello, lo conosco. Un bel fumetto. Scritto benissimo. Bello. Dove l'ho già visto? L'ho già visto, intravisto da qualche parte, ma non ricordo. Quattro stelle. Ma quanti cavalli fai, Luciano? Dei bisonti, poi. Mamma mia, le mandri. Il bisone deve essere veramente bravo, cacchio. Quello ho fatto fare la carica di bisonti. Ho disegnato la carica di bisonti. Non hai disegnato un bisonte. La carica di bisonti gli hai fatto fare, mamma mia. Con gli indiani a cavallo che lanciano le frecce. Guardate che... Mi devi dire anche a me, guardate che faccia da culo che è cattivo. Guarda un po'. Si vede? Aspetta, Chi è? Chi è? Vada lì. E mi avvicino come uno scemo. Sai, il cattivo è quello che ringhia, diciamo. Sì, sì. Così. Ma chi è? Chi è? È cattivo, è proprio cattivo. Sì, sì. È che lo disegna. Non ci devi fare non è cattivo. Non ci devi fare vedere le referenze. Anzi, del personaggio grafico su ste mandre di bisogno. Io uso molto. No, questa cosa è interessante. Io uso molto i libri, no? Perché ho
tanti libri, per esempio adesso sto disegnando Tandai, ho un bel libro fotografico sulle montagne rocciose, no? E quindi mi metto lì, bel libro aperto, siccome lavoro a mano, quindi non al computer, non è che devo mettere, e quindi mi copio delle cose via dicendo. Sui bisonti è un casino, perché hanno proprio una corporatura completamente nuova. Allora cosa ho fatto? Ho preso un po' di foto, però alla fine ho guardato un po' di foto, ho visto un po' di filmati, soprattutto per vedere come si muove, poi ho disegnato il mio bisonte, no? Cioè, quindi ho tirato fuori una forma. Hai fatto la sintesi della struttura fisica del bisonte. Allora diciamo che lo scheletro dei quadrupedi ha sempre delle analogie, quindi vai a deformare quello che c'è. Se io dovessi mettermi, come fanno alcuni, a cercare una fotografia per ogni roba che devono disegnare, non finisci più. No, poi ti rompi. Per me la fotografia serve quando tu devi fare lo sfondo di New York, te la prendi e te la fai. Oppure hai bisogno di ritrarre una cosa particolare. Oppure... Ma per il resto, anche per questo io porto avanti una battaglia sul fumetto impressionista, no? Perché il fumetto impressionista, che è quello dove c'è il colpo di penna, lo via dicendo, tu puoi inventare di più. Se tu fai un realismo spinto, devi avere un supporto fotografico. Perché sì, ci sono degli autori che sono delle macchine fotocopiatrici umane, però la maggior parte di noi ha bisogno di vedere questo come è fatto. Non dico neanche ricalcare, ma proprio guardare e non finisce più. Ma sai che cosa penso? Perde di spinto. Sai cosa penso, Luciano? Io penso che un disegnatore... soprattutto negli anni in cui non è oberato di lavoro lavorando ad un fumetto, deve veramente allenarsi tanto negli esercizi base, non solo nella costruzione del corpo, ma anche proprio del manichino, facendo proprio il manichino stilizzato, perché facendo quella roba lì impari anche la muscolatura e puoi inventarti le pose anche senza vedere reference. Un'altra cosa è se un disegnatore ha a disposizione un anno o due dove può solo allenarsi, fa dei salti mostruosi, fa veramente dei salti mostruosi. Io tutto, per esempio, tutto ciò che ho imparato l'ho imparato tramite tutorial YouTube, neanche i libri, tramite tutorial, facendo vedere come si fanno alcune cose. E quando, per esempio, fanno vedere alcuni disegnatori eccezionali, tipo il coreano Kim Jong-il, là, che ti fa direttamente con la fumetta, quello è autismo quasi, cioè delle, parte da un particolare va. Lui insegna, lui è una persona che praticamente sta sempre con la penna in mano e con un foglio ovunque sia, quindi si esercita estremamente, praticamente tutta memoria muscolare e tutto è quello, è memoria muscolare e visualizzazione di quello che disegna, proprio se la stampa nella mente l'immagine e se la riesce a ruotare tramite una sottospecie di AutoCAD, che vedendo alcuni esercizi che lui insegna sono estremamente utili. Ho provato a fare qualche cosa ed è veramente utile. Quindi quello che dico io, soprattutto ai ragazzi che vogliono iniziare, è utilizzare tutto il tempo che si ha a disposizione in questo momento proprio per buttarsi a capofitto su sta cosa. Su questa cosa proprio per avere poi dopo un ventaglio di possibilità per poter fare tante cose, veramente tante cose. Ovvio è che se si sceglie di prendere questo tipo di strada, te la sei giocata la gioventù, non diciamo chiacchiere, te la sei giocata, non puoi fare le serate in discoteca o spendere soldi per 10.000 cose diverse, stare sempre in giro con gli amici e pretendere di avere al giorno per stare lì a disegnare e imparare. Fumetto in discoteca. Se fai fumetto sulla discoteca, ci devi andare in discoteca. Se fai il fumetto sotto MD, sfondi che è una bellezza. Fatti il fumetto sotto MD, ti metti là, vengono solamente linee strane, perché poi che cazzo ti porti una penna in discoteca, un foglio che ti rubano. Un foglio che ti rubano e uscirà una meraviglia. Una nuova via del fumetto anche quella. Una nuova via del fumetto anche quella, esatto. No? Fumetto strippato. Esatto, è una banalità che ho detto, ma che molte volte bisogna ripetere. Sono le classiche banalità che bisogna ripetere, perché molte volte non si capisce a cosa si va incontro. Se sei un ragazzo e devi stare 13 ore, 14 ore al giorno, magari lavori anche, e quindi vuol dire che tutto il tuo tempo libero lo passi là,
ti fai venire mal di schiena, ti fai venire a 20 anni c'hai già mal di schiena ai reni, ti distruggi fisicamente, ti distruggi socialmente, quindi devi veramente essere, come ti posso dire, devi veramente capire che cosa vuoi fare e come lo vuoi fare. Se poi sei anche un autore unico e quindi vuoi, devi anche avere della vita vissuta da mettere sulla carta per sapere che cosa dire e il come dirlo, lì ti devi giustare che è una meraviglia, lì veramente deve essere una cosa che per risultare poi un buon lavoro. Ma per il resto, secondo me, secondo me poi... Beh, sei un ottimo motivatore. Il resto deve andare bene. Best il resto deve andare bene. Se va. Motivatore, non... non ce n'è motivazione. La motivazione te la dai tu. No, vabbè. Se tu cerchi dire, motivazioni dagli altri, non è una motivazione. Cioè, ci nasci, che sei un fumettista, non puoi fare... Però voglio dire... No, non credo che sia nascere da fumettista, io credo che sia molto più basilarmente il voler dire qualche cosa e trovare uno strumento adatto a dire quella cosa, che sia musica, fumetto, scrivere. Sì, no, questo è importante, è comunicazione, cioè tu devi raccontare lì, qualcosa, sì. Rispetto del pubblico, è sempre lì. Ragazzi, giusto per dire una cosa, pubblico, quante volte la chiudiamo qua. Sì, il pubblico che ci segue lo stiamo stremando, quindi ci teniamo qualcosa. Mi piace. Ho voluto dedicarvi tutto veramente. Vabbè. Hai visto? Mi sono tagliato le vene per voi, lo faccio per voi. Comprate un random banner, non fate che questo sacrificio sia vano. Esatto, comprate i nostri fumetti, seguiteci sul canale YouTube. Comprate tante, dai, comprate Angam, comprate tutto. Comprate! No, finalmente, ti diamo acqua un vino. Cioè, tipo del tipate. Quello bisogna non comprate fare. Tutto Salvatore Cuneo, se non andate in fallimento, che lui fa 500 albi. Scegliete una casa editrice alla volta. Perché cerca di aiuto per Salvatore, perché ne va 10 contemporaneamente. Una roba. Andate un po' fate con dei muti un po' alla volta. Lui è... No, adesso io lo pido. Grazie per di il tutto, culo, ragazzi. Ma è un grande rispetto perché lui è veramente lo mamma sceneggiatore mia. Vero, quello che si mette lì e scrive, lo sceneggiatore vero, come Max Bunker, come Castelli, è quella classe lì, quindi applausi. Grazie di tutto, spero che può essere stato interessante per chi ha ascoltato, o che almeno comunque abbia avuto un'idea un po' più chiara di come funzionano certe cose nel mondo del fumetto, spero almeno questo. E ci rivediamo. Ma lo è sicuramente. Grazie veramente di tutto, ragazzi. Grazie Salvatore, grazie Luciano. Grazie. A tutta la gente che ha commentato, che non abbiamo letto, ma non fa nulla. Ci sentiamo. Ciao. Promesso. Ciao ragazzi, ciao. Eccoci qua. Ah, Luciano, giusto.